serata, puntualmente per una volta, alle 9:15 spaccate. Tanto vi salutiamo e vi saluto a nome del comitato provinciale per l'Alto Bene Comune di Varese, del comitato del Salarnese per l'Alto Bene Comune, che insieme coorganizzano questa serata che non chiamiamo pubblica, nel senso che l'abbiamo pensata come serata agli inviti, e gli inviti erano proprio mirati agli amministratori locali per dibattere sul tema della ripubblicizzazione. Dibattere forse è un termine errato, perché come avete visto anche dalla cartelletta l'abbiamo chiamata un po' serata di studio. Vorremmo infatti con questo appuntamento in qualche modo, è brutto dirlo ma è vero, sostituirci a quello che doveva essere a nostro avviso uno dei doveri istituzionali di chi ha nelle sue mani in qualche modo per legge il destino della ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, almeno dal punto di vista di quello che la legge regionale consente, e cioè la provincia di Varese. Provincia di Varese che, come sappiamo, da ormai un anno a questa parte, dal dicembre dell'anno scorso in particolare, ha deliberato il giorno 20 di dicembre per la costituzione di una società per azioni, cosiddetta in-house providing, costituita dalla provincia stessa e dai comuni della provincia di Varese come portatori di capitale sociale, per quello che dovrebbe essere il gestore unico che la legge prevede per il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese. Siamo quindi qui per fare un pochettino il punto della situazione, perché diciamo così l'ufficio d'ambito ha lavorato in questi mesi, ma dal punto di vista degli appuntamenti pubblici, quelli che hanno riguardato per esempio i sindaci, ricordiamo appunto l'assemblea, la conferenza dei sindaci del 7 di dicembre, che diede in qualche modo, ma non unanimemente, il mandato o quantomeno il parere vincolante alla provincia per andare a deliberare l'SPA come l'abbiamo appena descritta. L'11 di settembre è successa una cosa un po' particolare in questo percorso, è successo che l'ufficio d'ambito ha convocato a Varese soltanto 441 sindaci della provincia di Varese, quelli delle città principali, cioè Varese, Gallarate, Starsizio e Saronno. Li ha convocati per spiegare loro quella che voleva essere l'architettura e il percorso verso l'approvazione, la costituzione intanto della società, l'approvazione del piano d'ambito e anche l'approvazione di una delibera che conferisse la gestione al gestore unico con questa nuova SPA che si andrebbe a costituire in provincia di Varese, sostanzialmente andando ad accorpare le società esistenti, con qualche eccezione come poi andremo a vedere. Vi svelo, non penso che sia un segreto per nessuno, almeno tra di noi del comitato, ma non lo faremo rimanere segreto nemmeno per i presenti, un retroscena. Noi avevamo pensato in realtà questa serata un bel po' prima di quell'11 di settembre, e l'avevamo pensata come un appuntamento di approfondimento esclusivamente riservato ai gli amministratori di Saronno e dei comuni con i quali Saronno, con una delibera dello scorso 11 di aprile, si è impegnata a costituire un ambito provinciale, un interambito interprovinciale, per ripubblicizzare in prospettiva, così dice la mozione approvata dal comune di Saronno, attraverso un'azienda speciale consortile, l'attuale SPA Urambiente, che gestisce per Saronno e Caronno Pertusella in provincia di Varese, per i 7 comuni del bacino del basso torrente Lura che afferiscono alla provincia di Como, quello che è il servizio idrico integrato. Saronno in realtà, come molti di voi sanno, è anche una società, Saronno Servizio SPA, che gestisce tutto meno che la depurazione per quanto riguarda la città di Saronno nel bacino di Lura. Ebbene, avendo Saronno fatto dei passi abbastanza decisi nella direzione che non era esattamente quella che a suo tempo la provincia aveva portato avanti, e avendolo fatto peraltro sin da quella conferenza dei sindaci del 7 dicembre del 2011, quando insieme a Caronno Pertusella si oppose
nella votazione che riguardava l'indirizzo verso la SPA in house, opponendo come motivazione proprio la possibilità indicata dal referendum del giugno 2011, votato in tutti questi territori da una maggioranza importante, quasi il 60% dunque, dei cittadini che parteciparono a quella tornata. Ebbene, in ottemperanza a quel referendum, venne spiegato ai sindaci riuniti in quella sede, che erano 80 sui 140 sindaci della provincia di Varese, che esisteva almeno un'altra possibilità per la gestione del servizio idrico integrato, e che era anche quella più vicina al significato del voto referendario espresso da un numero così ampio di cittadini, l'azienda speciale consortile. Di questo si era abbastanza stranamente dimenticato di parlare l'avvocato della provincia di Varese, intervenuto a quella serata per spiegare ai sindaci quali potevano essere le possibilità gestionali del sì nella nostra provincia. E ben venne a questo punto l'intervento, lo fece per la delegazione di Sarà Angelo Proserpico qui presente, questo tipo di spiegazione che poi sortì per l'appunto un voto non unanime. Dicevo che Sarà andò avanti sulla falsariga di quella opposizione alla ipotesi ventilata dal presidente della provincia, e nel mese di febbraio di quest'anno l'Urambiente SPA e i suoi comuni soci opposero di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un ricorso volto a tutelare quella che per la società dell'ambiente era, come dire, la conservazione della propria convenzione gestionale su quella parte di servizio idrico integrato che nei 9 comuni che ne sono soci sta compiendo e quindi era, secondo questa convenzione, ancora in Saronno quindi si è collocata sin da febbraio, oltre che prima da dicembre, su questa linea, l'ha confermata in parte con aprile nella mozione approvata in Consiglio Comunale, dopo, peraltro che un mese prima, un Consiglio Comunale aperto convocato da più di 300 cittadini sul tema specifico della ripubblicizzazione del servizio idrico l'aveva chiesto a gran voce. Ci fu quindi questa volontà politica espressa dal comune di Saronno con questa delibera che prevedeva per l'appunto la possibilità di andare a trasformare l'ambiente in azienda speciale consortile. Questo ve lo dico perché ci interessa far capire che ci sono dei percorsi che stanno proseguendo, che stanno andando avanti, che non sono necessariamente quelli che in questo momento ha in mente la provincia di Varese, ha in mente l'ufficio d'arbitro, che è l'azienda speciale, questa sì, ma semplicemente dedita poi all'affidamento e gestione del servizio ad una società, tutt'altro che l'azienda speciale vuole essere nelle intenzioni. L'ufficio d'ambito quindi ha fatto questo tipo di proposte. Abbiamo qui Mario Santo, che è l'assessore al bilancio del comune di Saronno, al quale possiamo poi anche chiedere di illustrarci ulteriormente quelli che sono stati i contenuti di quella riunione fatta un paio di settimane fa a Varese, visto che per l'appunto è stato in quel luogo. Quello che a noi preme dire però è questa cosa: ci sono molti fattori che spingono in questa provincia in una direzione che è abbastanza, come dire, differente da quella che il presidente Galli, che l'ufficio d'ambito e che la provincia stessa hanno intrapreso nel dicembre scorso. Tutta la parte sud, per l'appunto, in qualche modo capitanata da Saronno, altri comuni, vedo qui il sindaco di Cislago stasera, come anche peraltro Gerenzano, che sono anche in questo territorio, che hanno votato delibere o mozioni o che si sono espressi comunque a favore di una diversa modalità di gestione. C'è quindi una questione di merito che va sviluppata rispetto a quale forma gestionale per davvero ripubblicizzare secondo il volere del referendum. E poi, mi consentite, c'è anche una questione di metodo oltre che di merito. Una questione di metodo perché il nostro slogan è si scrive acqua, si legge democrazia, ma questa cosa deve stare dentro non solo in uno slogan, ma anche in tutto un processo decisionale che deve avvenire su un territorio, dove il coinvolgimento dei territori e in questo caso dei sindaci, per esempio, che li rappresentano, visto che stiamo parlando di 141 comuni di questa provincia,
è un percorso che deve essere il più possibile condiviso, partecipato e democratico, a nostro avviso. Alcuni meccanismi, peraltro, la stessa legge, pur da noi molto contestata e accorpata più volte già dalla Corte Costituzionale in diversi pronunciamenti, parlo della legge regionale 21 del 2010, prevedono comunque dei passaggi che però evidentemente al momento la provincia ha deciso in qualche modo, come dire, di vincolare ad un periodo che è quello degli ultimi 3 mesi di quest'anno. Vi ricordavo prima, non vi sto a ricordare ancora, quello che è sicuro è che però la provincia stessa, con quella convocazione dell'11 di settembre, ha un pochettino fatto arrabbiare più di qualche sindaco. Quando come comitato provinciale abbiamo deciso di fare un bombardamento assolutamente pacifico, quello che si fa con le email dei primi cittadini dei comuni della nostra provincia, qualcuno ha risposto un po' disturbato da questo strumento che in effetti ti intasa un po' la posta elettronica, qualcun altro ha detto che pur avendo ricevuto questo disturbo era assolutamente convinto delle ragioni che noi portavamo. Le ragioni che noi portavamo in quella comunicazione erano proprio quelle che riguardavano il fatto che, come diciamo nel comunicato stampa che trovate in cartellina, non si capisce se l'acqua in provincia di Varese e la sua gestione futura la debbano decidere 4 sindaci oppure 141. Quindi c'è anche una questione di metodo e di coinvolgimento democratico che deve essere fatto nei confronti dei sindaci. Non aggiungo molte altre cose, se non un elemento che tra l'altro è proprio di strettissima attualità e che credo tenda a rendere ancora un po' più confuso, se fosse necessario, il quadro verso il quale ci si appresta da parte della peraltro morente provincia di Varese. Tutti sappiamo che il 31-12 di quest'anno va a chiudere. C'è un altro argomento importante, che è proprio quella della ristrutturazione delle province nella regione Lombardia. Allora, un altro elemento che non va esattamente nella direzione che si auspica qualcuno a Varese è il fatto che ci sono comuni, Saronno è tra questi, cito soltanto i più grandi evidentemente rispetto a questo tema, ma anche Busto Arsizio sta ragionando negli stessi termini, che vorrebbero avviarsi verso la città metropolitana di Milano. Quindi andando ad aderire, come dire, ad un percorso di provincia differente. E siccome la cosa non è assolutamente irrilevante, dato che la città metropolitana, così come le nuove province, andranno di fatto ad assorbire quelli che sono i mandati e le funzioni delle vecchie province, essendo l'azienda speciale ufficio d'ambito della provincia di Varese un qualche cosa che sta per andare a chiudere, sarebbe abbastanza interessante riuscire a capire come sarà possibile un domani pensare che esiste una società che si occupa di un certo tipo di bacino che non corrisponde necessariamente a quello dei confini amministrativi. Questo è, lo diciamo in tutta sincerità, un tema su cui anche noi non abbiamo da un punto di vista strettamente giuridico una risposta ben precisa. Dal punto di vista strettamente giuridico invece abbiamo risposte molto precise sia sul versante della ripubblicizzazione, sia sul versante, e concludo davvero con questo elemento, di qualche cosa che è successo verso la fine del mese di luglio di quest'anno, che è andato sempre più a confermare quello che è stato l'esito del referendum, il voto dei cittadini liberamente e democraticamente espresso l'11-13 giugno del 2011, e cioè una sentenza della Corte Costituzionale che, costretta dai provvedimenti prima del governo Berlusconi Tremonti, poi del governo Monti, che ignoravano bellamente l'esito referendario rispetto alle modalità gestionali dei servizi pubblici locali, ha dovuto ribadire quello che invece è il portato di quel voto. Non tolgo ovviamente gli argomenti a Marco, che questa sera ci parlerà di questo, ma di Bersani, per chi non lo conoscesse qui, penso a poche persone, è un esponente del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e portavoce dell'Associazione Attacchi Italia. Gli cedo volentierissimo la parola, perché come al solito l'ho fatta persino troppo lunga. Ringrazio i presenti da Fuori Saronno in particolare, e voglio citarli proprio perché insomma hanno fatto dei bei chilometri in qualche caso per essere qui, e in particolare il sindaco, un assessore, un consigliere comunale del comune di Porto Ceresio, il sindaco di Cislago, e poi aiutatemi voi se non vedo qualcun altro di Fuori Saronno,
perché qualcuno ha detto che sarebbe intervenuto da Gallarate, da Samarate e anche da Malnate, per cui diamogli magari il tempo di arrivare, ci auguro, e speriamo che possa appunto apprendere, visto che di serata di studio si tratta, un ulteriore cumulo di informazioni utili a questo percorso di ripubblicizzazione che dal giorno in cui abbiamo cominciato a raccogliere le firme per il referendum, non dal giorno in cui li abbiamo finiti, è secondo noi l'unica soluzione possibile per una gestione democratica, pubblica e partecipata dell'acqua a Saronno e in provincia di Varese. Sì, ciao e buonasera a tutti. Diciamo che grande la confusione sotto il cielo, in particolare province, comuni, eccetera, ma diciamo le province saltano, ma probabilmente saltano prima le regioni per altri motivi, insomma, quindi anche la regione Lombardia non credo che sia in una situazione in cui possa, diciamo, ragionare molto sul futuro, se non proprio quello immediato. Ma detto questo, io faccio una brevissima premessa, tra virgolette, politica che riguarda gli enti locali, perché secondo me siamo in una situazione, diciamo, da un certo punto di vista finalmente chiara. Chiara cosa vuol dire? Vuol dire che gli enti locali sono in una situazione tra incudine e martello, rispetto alla quale chiunque fino ad ora è stato amministratore di enti locali e ha sostanzialmente pensato, io speriamo che me la cavo, non lo può più fare. Cito solo due cose che gli amministratori presenti conoscono benissimo. Da una parte c'è il famoso fiscal compact dei prossimi anni, è una cosa complicata, però riguarda il pareggio di bilancio più il rientro del debito pubblico. Per capirci, vuol dire che ogni anno l'Italia deve, oltre che garantire il pareggio di bilancio, recuperare 45 miliardi all'anno per i prossimi 20 anni. Immaginate cosa vuol dire a cascata sugli enti locali questo. Questo è il primo colpo di scure. Secondo elemento è il patto di stabilità. Anche qui gli amministratori immagino che non lo conoscano, perché almeno i loro dirigenti del settore ragioneria amministrativo usciranno pazzi su questa cosa. Il patto di stabilità del 2012 sostanzialmente prevede che si calcoli il saldo finanziario, cioè il rapporto fra entrate e uscite, si prenda la spesa corrente del triennio 2006-2008, si applica a questa cifra una percentuale, che per farla breve per i comuni sopra i 5.000 abitanti è il 15,6%, si detrae da questa cifra i mancati trasferimenti dallo Stato, la cifra che viene fuori è l'obiettivo da raggiungere. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà un saldo finanziario che ha una certa cifra. Da quel calcolo, che sembra astruso ma poi è molto semplice, esce un'altra cifra. I comuni virtuosi saranno quelli che dal saldo finanziario raggiungono quella cifra, cioè tagli, tagli, tagli. Naturalmente tagli obbligatori. Obbligatori nel senso che chi non rispetta questa cosa, che nel 2013 verrà ulteriormente aggravata, e lì si faranno davvero le classifiche dei comuni virtuosi e dei comuni non virtuosi, tra l'altro anche questa saldo zero, il comune virtuoso riceverà più soldi che verranno tolti al comune meno virtuoso. Quindi non è che il comune virtuoso non riceve nulla e gli altri prendono qualcosa in più. Tutto quello che qualcuno prende in più viene tolto a quelli che nella classifica sono finiti in serie B. Dico queste cose perché mi sembra molto chiaro che il filone che parte dalla BCE, arriva ai governi nazionali, ricade sulle regioni, arriva agli enti locali, ha lo scopo finale della scomparsa degli enti locali. Chiunque, ripeto, amministratore di ente locale non ha consapevolezza di questo, è bene che se la faccia venire molto velocemente, perché questa è la strada. Poi a cascata, perché nel mercato pesce grosso mangia pesce piccolo, è chiaro che a seconda della scala dei comuni, diciamo, l'eutanasia, o meglio l'esaurimento o l'estinzione, avviene in maniera, l'esempio che faceva prima Roberto, che la provincia chiama quattro città su 141 comuni, è l'esempio più lampante.
strada A è quella sostanzialmente di fare gli esecutori delle politiche dalla Troica in giù, la strada B è quella di dire che sono stati eletti dagli abitanti di un territorio e quindi di considerare gli abitanti del proprio territorio come riferimento fondamentale. Non è estremismo questo, e guardate che se fino a qualche anno fa le due cose potevano avere almeno elementi, un territorio grigio di compatibilizzazione, nei prossimi anni non sarà più così. Gli enti locali o diventano gli esecutori delle politiche stabilite dall'Europa in giù, o diventano quelli che dicono noi siamo i rappresentanti di un territorio e quindi contrastiamo con le politiche. Io non vedo altra strada. La cosa è abbastanza evidente anche sul dopo referendum dell'anno scorso. Io non sto a farvi tutta la trafila delle leggi che sono state approvate durante quest'anno e finalmente abrogate tutte dalla Corte Costituzionale, però il senso di quello che è successo quest'anno è molto chiaro. Questo qui non è un referendum che si sono dimenticati, perché gira un po' per strada questa idea che il referendum dell'acqua, come quello del finanziamento pubblico ai partiti, come tutti gli altri referendum, si fanno, poi ci si dimentica. Questo referendum se lo sono ricordati talmente bene che in un anno hanno fatto 5 norme contro il referendum, due governi diversi, e che ancora adesso l'attuale governo, nel suo cronoprogramma dettato da Sole 24 Ore, perché poi le cose, quando uno vuole sapere cosa deve fare il governo, deve leggere Sole 24 Ore, che l'ha scritto un più tardi di una settimana fa, qual è il cronoprogramma del governo Monti da qui alle elezioni. Nel cronoprogramma c'è anche una nuova legge sui servizi pubblici locali che tenga conto della sentenza della Corte Costituzionale. Letto nella realtà significa un nuovo tentativo di andare contro quello che hanno deciso i cittadini, contro quello che ha deciso la Corte Costituzionale, eccetera, eccetera. Io non so se ce la faranno, nel senso che i tempi sono stretti, però per dare l'idea che su questo referendum, cioè sul merito dei servizi pubblici locali, c'è una partita vera. Non è stato un referendum di opinione, è stato un referendum che è intervenuto su uno degli assi centrali su cui soprattutto i grandi poteri forti finanziari hanno messo gli occhi, perché sono servizi redditizi, come qualsiasi amministratore sa anche solo intuitivamente, e quindi la partita in quella direzione continua. Anzi, e veniamo ancora agli enti locali, quello che sta avvenendo in questa fase, da una parte è il tentativo di nuovo normativo, ma siccome sulle norme la Corte Costituzionale è intervenuta in maniera secca, io penso che le sentenze della Corte Costituzionale dovrebbero essere obbligatoriamente lette almeno una volta alla settimana da tutti gli amministratori, perché le sentenze della Corte Costituzionale fanno giurisprudenza e purtroppo però poi trovo amministratori che continuano ad ascoltare quello che leggono sui giornali, quello che dicono gli opinionisti, e non vanno a leggersi cosa dice la sentenza, cosa dicono le sentenze. Che cosa sta succedendo nella concretezza reale? Beh, per esempio, quello che sta avvenendo in questo periodo è che il tentativo di bypassare il referendum non passa più attraverso, diciamo, le norme, anche se ci proveranno ancora su quel versante, ma passa attraverso un processo che sembra sostanzialmente che non c'entra nulla, e cioè quei grandi processi di fusione, di aggregazione, di costituzione di grandi multiutility. Anche qui chi pensa che stanno avvenendo cose singole deve un attimo riflettere sul fatto che non è così, è un disegno molto preciso. Qual è l'idea? L'idea è di una grande multiutility del nord, processo molto complicato, però la strada è quella, e di una grande multiutility del centro che esiste già ed è Acea. Il sud per il momento è ancora troppo poco remunerativo, leggi che, essendoci le persone con redditi più bassi, le bollette vengono pagate di meno, il costo delle tariffe non può salire troppo proprio perché siamo nelle aree più disagiate, gli investimenti che vanno fatti sugli acquedotti sono un sacco di soldi, quindi per il momento, diciamo, per quanto riguarda il sud, a parte l'acquedotto pugliese su cui le mire sono tutte molto ben chiare, per quanto riguarda il sud quello che avviene, diciamo, è una vicenda classica, cioè alcuni tentativi di privatizzazione in alcune
senza un disegno strategico. Invece da Lazio in su il disegno è strategico. Tanto è vero che è intervenuta la Cassa Depositi e Prestiti, per esempio, nella fusione che stanno facendo tra ERA, che è la grande multiutility dell'Emilia Romagna, e APS Ace Gas, che è la multiutility di Trieste e Padova. Per favorire quel processo la Cassa Depositi e Prestiti ha messo 100 milioni e acquisterà il 6% di ERA. Il tentativo nel nord è un po' questo. Allora, nel nord la situazione che abbiamo è questa qua. Abbiamo una multiutility che si chiama IREN, che mette insieme schematicamente Torino, Genova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia. C'è la multiutility ERA che va da Modena fino alla fine dell'Emilia Romagna, è entrata nelle Marche con Pesaro e Urbino e adesso sta salendo su Padova e Trieste. Poi c'è A2A, che sostanzialmente è Milano-Brescia con un aggancio a Trento e con un bel aggancio Como, Varese, eccetera. Allora, che qui capiamoci, la riunione dei quattro sindaci formalmente la convoca la provincia di Varese. Quel disegno lì è stabilito da A2A, ma io lo dico veramente, se ancora qualcuno pensa che questi processi sono decisi senza che qualcuno di questo disegno strategico non li abbia pianificati, deve togliersi subito queste illusioni. Io davvero mi dispiace dover girare l'Italia per dire a molti sindaci che poi sono trovati in quelle situazioni la solita frase, anche un po' presuntuosa: io ve l'avevo detto. Allora ve lo dico preventivamente, così ci chiariamo. Tutto quello che succede in provincia di Varese, in provincia di Como, in provincia di Monza Brianza, cioè in provincia che poi salteranno, è il disegno di annessione di A2A, che è la multiutility di Milano, Brescia e Trento, che deve diciamo sostanzialmente prendere in mano tutta la Lombardia e, fatto quello, fare l'accordo con IREN, cioè con Piemonte, Liguria e Emilia. Fase successiva, se tutto questo dovesse succedere, è la grande multiutility del nord, cioè si mette insieme il nord-ovest con il nord-est dell'Emilia Romagna. Dico questo perché chi pensa che se facciamo la nostra bella SPA 100% pubblico e facciamo finta di essere in casa nostra, che tanto le cose le decidiamo noi, non funziona più così. Io non sono un fanatico che ha sempre detto che le SPA 100% non andavano bene. In altre situazioni, con rapporti di forza diversi, cioè quando non c'erano una sensibilizzazione dei cittadini, non c'era la mobilitazione sociale che ha prodotto il referendum, c'era un altro tipo di situazione, il fatto che alcuni sindaci allora avessero detto cediamo sul terreno che si fanno le SPA ma ce le teniamo totale capitale pubblico, sembrava un argine, ma parlo di 10 anni fa. Ora, quando gli argini crollano, solo in Italia si ricostruiscono nello stesso posto, no? Quando c'è un'alluvione normalmente uno dovrebbe dire vediamo dove ha esondato il fiume e lì non bisogna ricostruire, siccome siamo in Italia gli argini li rifacciamo allo stesso posto. Allora l'argine SPA totale capitale pubblico è stato assolutamente devastato sia dalla cultura liberista, cioè da chi vuole le privatizzazioni, tant'è che ha fatto leggi su leggi per privatizzare, sia dalla società civile che ha detto quell'argine lì non funziona più, bisogna uscire. Allora chi oggi dice io metto l'argine sulla SPA 100% è esattamente nella condizione di chi ha subito un'alluvione e va a costruire esattamente dove il fiume è esondato. Deve solo contare i giorni in cui arriva la nuova alluvione e devasta tutto. Allora, perché A2A sta qua dentro? Il progetto che sta in provincia di Varese, che è quello di inizialmente facciamo una bella SPA a totale capitale pubblico, così gettano l'amo e tanti pesci dicono ma sì, non stiamo privatizzando come al solito, no? Dopodiché però a Varese A2A è già dentro per il 90%. Allora vogliamo scommettere che il passaggio successivo è che la SPA a totale capitale pubblico in una seconda fase apre il suo capitale sociale, e quando apre il suo capitale sociale chi entra? La società che gestisce Varese, cioè quella che al 90% ha 2A.
Fatto quello, tutta l'acqua e i servizi sono in mano ad Adulea, che a quel punto farà l'annessione completa, cioè vuol dire che non ci sarà più la SPA che avrà un nome da provincia di Varese, ma verrà incorporata nella grande Adulea. A quel punto non dico il comune di Porto Ceresio, che saluto perché ha fatto decine e decine di chilometri, ma nemmeno il comune di Saronno di Varese conteranno con più del 2 di dicche a Briscola quando la Briscola è fuori. Questo però deve essere chiaro a tutti, cioè proviamo una volta a capire che cosa sta succedendo, altrimenti dobbiamo dire che consapevolmente noi siamo quelli che vogliono portare avanti quel disegno. Perché la sentenza della Corte Costituzionale ha un unico pregio, dice molto chiaramente che da oggi le scelte sono politiche, cioè che nessuno e nulla obbliga a fare alcunché. Per capirci, il risultato del referendum ha due segnali. Il primo dice che su tutti i servizi pubblici locali, quelli non soggetti a direttive europee, quindi il gas e l'energia sono purtroppo, dal mio punto di vista, soggetti a direttive europee. Ma per quanto riguarda l'acqua, il trasporto pubblico locale, l'igiene ambientale, cioè i rifiuti, vale la normativa comunitaria. La normativa comunitaria dice che sono possibili tutte le forme di gestione, dove per tutte si intende che io posso privatizzare, facendo la gara, per favore, almeno quello, posso dare in gestione a una società mista facendo una doppia gara, scegliendo il socio privato e scegliendo il socio privato con capacità industriale, cioè non può essere un socio finanziario che fa finta di gestire il servizio idrico. Terzo, la SPA totale capitale pubblico. Quarto, questo non va dimenticato, quarto, l'azienda speciale consortile o azienda speciale non consortile o consorzio dei comuni, cioè enti di diritto pubblico. Chi dice che non è così, si vada a leggere la recente sentenza della Corte Costituzionale che boccia tutte le norme fatte dal governo Berlusconi, dal governo Monti, dopo il referendum, dicendo chiaramente che quelle norme, oltre a riprodurre quello che era stato abrogato con il referendum, restringono la possibilità per gli enti locali di scegliere nell'ampio raggio delle possibilità. E abroga per quello, perché siccome il referendum ha aperto le possibilità, una legge che le restringe di nuovo è in contrasto con il referendum e viene abrogata. Quindi lo dico perché ogni volta che sentirete un ente locale, un amministratore, un consigliere comunale che ancora fa finta che la realtà non sia questa, io non credo che bisogna continuare a sentirli, bisogna interrompere solo l'intervento e dire scusa, ti do il pezzetto della sentenza della Corte Costituzionale, lo leggi, poi ti sento di nuovo, perché io sono una persona tollerante, ma dopo un anno e mezzo non è possibile che ci raccontiamo ancora delle bugie. Perché la partita sta esattamente in questa dimensione. Allora, il referendum ha detto che si può fare quello che si vuole. Attenzione, con quello che si vuole si intende che si può scegliere sia di privatizzare sia di ripubblicizzare per tutti i servizi pubblici locali. Quindi chiunque sceglie una cosa lo fa per scelta politica. Non c'è né Europa, né giurisprudenza, né altre cose che obbligano una strada piuttosto che un'altra. Secondo, per quanto riguarda l'acqua, c'è stato un altro quesito, un secondo quesito. Il secondo quesito, che riguarda solo il servizio idrico, dice: fai la scelta che vuoi, sappi che qualsiasi scelta tu farai, la gestione dell'acqua non può prevedere profitti. Allora capite bene che se una ha un minimo di consecuzio logica, se io qua ho quattro possibilità, di cui una è la privatizzazione, cioè un SPA in mano privata, la seconda è un SPA mista pubblico-privato, la terza è un SPA totale capitale pubblico, queste tre sono tutte enti di diritto privato il cui unico scopo, codice civile alla mano, è produrre profitti.
produrre profitti? Mi spiega qualcuno perché continuiamo a utilizzare una forma societaria che è esattamente in contrasto con l'obiettivo? Allora rimane la quarta forma, che è la gestione attraverso enti di diritto pubblico. Perché? Perché l'ente di diritto pubblico non ha come obbligo la produzione di profitti, ha come obbligo il pareggio di bilancio, e quindi chi propone l'ente di diritto pubblico non sta pensando allo sfascio economico del paese, cosa che peraltro ci ha già pensato qualcun altro, ma ha in mente una forma che ha la sua efficienza perché deve garantire il pareggio di bilancio, ma non ha come scopo principale quello di gestire un servizio anche in maniera imprenditoriale con lo scopo di avere profitti. Quindi se noi stiamo alla volontà degli elettori, e non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale, le sentenze che hanno ammesso i quesiti referendari, la 24 e la 26 del 2011, anche quelle andrebbero lette una volta alla settimana. La Corte dice è palese la volontà dei presentatori dei quesiti referendari che lo scopo finale è la fuoriuscita della gestione del servizio idrico integrato dalle logiche di mercato. C'è scritto nella sentenza della Corte Costituzionale, non è il volantino di Marco Bersani o del Forum dei Movimenti dell'Acqua, è una sentenza della Corte Costituzionale. Lo dico perché questo deve sgombrare qualsiasi campo, adesso il campo è quello della politica, cioè chi fa le scelte se ne deve assumere compiutamente le responsabilità e non può dire che se sceglie una strada lo fa in rispetto del voto del referendario. Perché l'unica strada rispetto al voto referendario è la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Dopodiché, scelta quella, dobbiamo discutere passaggi, difficoltà, eccetera, eccetera. Che il panorama che abbiamo nel paese è molto variegato. Diciamo a spanne di privatizzazioni pure, cioè di gestioni affidate con gara a soggetto privato, in Italia ce n'è una infima minoranza, sono 6 o 7 in tutto il paese. La grande parte delle gestioni si divide in SPA totale capitale pubblico, che sono oltre il 55%, e il restante, adesso non mi ricordo più il conto, ma insomma 40 e qualcosa per cento, sono SPA miste, di cui alcune di queste sono anche collocate in borsa. Allora, a seconda della complessità, è chiaro che il percorso è più lungo o più breve. Se io ho un SPA quotato in borsa, è evidente che la ripubblicizzazione è un processo lungo, che comporta anche risorse economiche. Perché? Perché io devo ricomprare le quote private dei detentori del capitale sociale che non sono pubblici, per esempio, no? Per quanto riguarda le grandi multi-utility, io devo anche immaginare lo scorporo di parte del servizio, eccetera, eccetera. Però chi è in mano a un SPA totale capitale pubblico, il passaggio è semplice, è indolore e si può fare in brevissimo tempo. Perché? Perché così come si è fatto il passaggio dall'azienda municipalizzata a SPA, io devo dire che non ricordo quando si è fatto quel passaggio, grandi discussioni, gente che diceva ma siete pazzi, è impossibile, questo... cioè quando si doveva privatizzare lo si è fatto in 5 minuti in tutti i consigli comunali d'Italia. Adesso che noi diciamo di fare semplicemente il passo indietro, sembra che dobbiamo discutere per mesi e anni, perché la cosa è estremamente complessa. È curiosa questa cosa qua, perché guardate che quando le aziende municipalizzate sono diventate SPA, si è fatto con una delibera di consiglio comunale, punto. Che è esattamente quello che si può fare per tornare indietro. Però i tempi sono cambiati, discutiamo, io credo che qua siamo disponibili a discutere per mesi, per anni, a patto che siamo d'accordo sulla strada da intraprendere. Cosa vuol dire fare l'azienda speciale e l'azienda speciale consortile? Fare l'azienda speciale vuol dire semplicemente, per chi ha un SPA totale capitale pubblico, approvare una delibera in cui si stabilisce, per tutta una serie di motivi che non ho
denunciare, ma fanno parte del ragionamento che abbiamo fatto finora, si trasforma l'azienda esistente da SPA in azienda speciale. Cosa comporta questo passaggio? Comporta ovviamente una delibera di consiglio comunale, comporta un passaggio dal notaio per la trasformazione della società, comporta un passaggio dei lavoratori da un'azienda di tipo privatistico a un'azienda, diciamo, pubblicistica. Anche qui però chiariamoci sul punto: l'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale, ma conserva e mantiene autonomia giuridica, autonomia imprenditoriale, cioè è un'impresa, con la differenza che è un'impresa pubblicistica e non è un'impresa privatistica, e che, essendo ente strumentale del comune, cioè dell'ente locale o degli enti locali, nel caso dell'azienda consortile, tutti gli atti fondamentali dell'azienda devono passare per l'approvazione del Consiglio Comunale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Comunale, che il piano industriale deve essere approvato dal Consiglio Comunale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi comporta per qualcuno un maggiore aggravio di lavoro nei consigli comunali, per i cittadini un recupero di democrazia nei consigli comunali, che altrimenti non si capisce che cosa votiamo a fare i consigli comunali se poi le decisioni fondamentali sui beni comuni non le possono prendere, le prendono i consigli di amministrazione. Tanto vale eliminare i consigli comunali e votare direttamente i membri dei consigli di amministrazione, no? Siccome io non credo che la strada sia quella, anche se immagino che ci stiano portando in quella direzione, se i consiglieri comunali recuperano un ruolo, vuol dire che anche i cittadini recuperano una capacità maggiore di controllo democratico sulle decisioni che vengono prese. Per quanto riguarda il passaggio dei lavoratori, l'azienda speciale di per sé non ha il contratto pubblicistico, cioè i lavoratori che passano dalla SPA all'azienda speciale, questo non comporta automaticamente che diventano lavoratori del pubblico, ma possono applicare il contratto, per esempio, di Federgasacqua, cioè delle associazioni di categoria. La cosa che però è fondamentale, e questo è importante, perché se non si applica il contratto pubblicistico, il passaggio dei lavoratori dall'azienda, dalla SPA all'azienda speciale è automatico, perché fa parte delle clausole dei contratti di categoria. Quindi anche chi pensa che se i lavoratori dalla SPA passano all'azienda speciale non gli viene garantito il posto di lavoro, mente sapendo di mentire o mente non sapendo qual è la realtà, perché la realtà comporta il passaggio diretto. Altra cosa è se io devo creare un'azienda speciale ex novo, allora lì ci sono alcune complicazioni, ma anche quelle superabili. Ma se io devo solo trasformare da un SPA, è sostanzialmente la trasformazione societaria della stessa azienda, questa cosa non comporta alcun aggravio, alcun passaggio ulteriore, eccetera, eccetera. Che cosa consente l'azienda speciale? L'azienda speciale consente che noi, quando diciamo che vogliamo ripubblicizzare, non pensiamo semplicemente a un cambiamento societario, cioè non siamo, diciamo, dei giuristi ossessivi che gli piace che ci sia scritto una certa cosa invece che un'altra. Ci interessa che aumenti la partecipazione del territorio. Allora, noi diciamo che se tutte le decisioni tornano ai consigli comunali, è più probabile, non è detto, non è automatico, che anche i cittadini possano più adeguatamente partecipare alle scelte fondamentali che riguardano la gestione dell'intero ciclo idrico. E cioè lì si tratterà poi di capire, insieme ai consigli comunali, quali strumenti mettere in campo per costruire percorsi di partecipazione che comportano un diritto all'informazione, comportano tutta una serie di cose che non hanno un loro manuale da applicare, ma che territorio per territorio, a seconda di quanta mobilitazione c'è, di quanta permeabilità avranno gli amministratori, riesce a costruire percorsi, progetti, piste, possibilità, oppure no. Però la cosa che interessa a noi è arrivare a quello, anche perché più esiste quello, più eviteremo in futuro di vedere le cose che vediamo.
punto si mettono a fare le feste, non si risolve solo questo, cioè ognuno ci mette il suo ovviamente, quelli basta guardare in faccia, no? Però se io comincio a dire che i piani regolatori non esistono più e che io sindaco posso sostanzialmente modificare i piani urbanistici quasi a piacimento, se io comincio a dire che posso privatizzare qualsiasi cosa e fare SPA su tutto, comune di Parma, solo per i servizi sociali, vecchia giunta sto parlando ovviamente, aveva fatto 35 SPA solo per i servizi sociali del comune di Parma. Se io posso fare queste cose, cioè se non c'è più nessuna regola, è chiaro che la selezione della classe dirigente sarà di chi fa 35 SPA e così dispensa prebende e controlla posti di lavoro. Sarà di chi elimina tutte le regole sui piani urbanistici perché così può direttamente trattare con la rendita immobiliare. Sarà di chi può deregolamentare tutto perché così si costruisce potere, piano piano sale, poi ci ritroviamo a fare le teste vestite a maiali. Cioè il problema è che loro ci mettono del loro, perché chiunque è un po' lombrosiano sa e vede, ma se dietro non ci sono regole, non c'è controllo cittadino, non c'è controllo popolare, è chiaro che la selezione quasi automaticamente diventa di quel tipo. Chiudo tornando direttamente su questo. La cosa che è importante, che teniamo in mente, è che adesso gli enti locali di un territorio hanno chiaro che il progetto è in mano alla 2A, cioè tutto il percorso che stanno preparando è quella cosa lì. E decidono di sottrarsi oppure scompariranno. Guardate che ci sono intere città che contavano il 60%, poi hanno detto adesso contiamo il 40%, ma siamo nazionisti in maggioranza, adesso. Il comune di Padova, avendo fatto la fusione l'altro ieri, conterà il 4% in una società che va dalle Marche fino a Trieste. Il comune di Padova, immaginate i paesi della provincia di Padova, cioè conteranno 0,000 non so quanto di una gestione che sta pure in borsa. So se sapete che quando qualcuno sta in borsa è vietato ai consigli comunali di decidere passaggi. La fusione APS, cioè Trieste-Padova con Bologna, l'hanno decisa prima i consigli di amministrazione e poi i consigli comunali hanno ratificato i tempi dettati dalla borsa. Con la Consob, che allora i consigli di amministrazione dicono ci fondiamo, la Consob da quel momento manda una lettera al comune di Bologna, di Ferrara, di Imola, cioè Padova e Trieste e dice silenzio stampa fino a che non avete approvato la delibera. Perché? Perché se non fate silenzio stampa questo turba il titolo in borsa e i consigli comunali sono obbligati a prendere la decisione, legge, ratificarla entro una data precisa. Quindi non c'è la partecipazione, non c'è l'informazione, i cittadini non sanno nulla. La decisione su quella fusione l'hanno presa in 4 giorni e siccome c'è stata anche la contestazione del Consiglio Comunale, qualcuno del Consiglio Comunale ha detto ringraziamo i manifestanti che faranno scendere domani il titolo in borsa. Cioè siete nemici della città perché facendo rumore fate cadere il titolo in borsa. Questa è la partita a cui siamo davanti. Allora a mio avviso un territorio come quello della provincia di Varese, al di là delle scelte poi diciamo amministrative che verranno prese, cioè Milano, grande metropoli, oppure altre scelte, proprio anche per la storia di territorialità che ha questa provincia, beh, secondo me deve semplicemente decidere se casca dentro quel vortice o se fa un'altra scelta possibile, che è una scelta che è totalmente in linea con quello che hanno detto che è assolutamente semplice da fare dal punto di vista giuridico, che non comporta alcuna spesa ulteriore e che consente di mettere in sicurezza il servizio idrico rispetto ai giochi di fusioni, aggregazioni, grandi multiutility. Parliamoci chiaro, fra 10 anni quasi tutti questi processi torneranno indietro perché non reggono. Noi
bisogna semplicemente decidere se facciamo tutta la strada e poi per tornare indietro facciamo pagare fior di soldi alle comunità locali, perché chi dovrà ricomprarsi le azioni in borsa userà i soldi del territorio per poterlo fare. Allora, chi non ha ancora fatto quei passaggi può mettere in sicurezza il servizio idrico, io dico anche gli altri servizi pubblici locali, ma quello ha altri tipi di passaggio, ed è bene che lo faccia subito. Perché? Perché quella è la strada che consente di stare in sintonia con gli abitanti di un territorio, di non mettere anche una risorsa nelle mani di altri, e parliamoci chiaro, quando qualcuno vende un pezzo di società, fa cassa, bene, e il giorno dopo non c'è più la risorsa. Cioè, anche dal punto di vista prettamente economico, è una follia. Alemanno, che voleva vendere un pezzo di Acea ed è tornato indietro perché gli abbiamo occupato il consiglio comunale per quasi 2 mesi, ma Alemanno, che voleva vendere il 20% di Acea, voleva incassare 200 milioni. Dal giorno dopo tutti gli utili e i dividendi o i ricavi che fa Acea non gli entrano più nel comune. Perché? Perché li ha venduti. Ora, siccome noi non pensiamo agli utili, quindi non vorrei essere franteso in questo ragionamento, però se una cosa è una risorsa, se io la vendo ho il guadagno immediato, tra l'altro una svendita, perché chiunque vende adesso spende, e non ho più una risorsa per gli anni a venire. Cioè, anche dal punto di vista economico è una follia. Allora, il problema secondo me è esattamente dire: io metto in sicurezza l'acqua, ma non perché io sono un amministratore illuminato, perché io sono un amministratore che tra la troica di Bruxelles e i cittadini che incontro ogni giorno, so che mi hanno eletto i cittadini che incontro ogni giorno e non la troica di Bruxelles. È lì la strada da scegliere. Secondo me, se si intraprende quella strada, i cittadini capiscono e i cittadini sostengono. Se si intraprende l'altra, per un po' i cittadini magari non vi diranno nulla, perché sono stati talmente passivizzati su alcune cose che non capiscono esattamente quali sono i passaggi che stanno avvenendo, non tutti. Però domani mi diranno: scusa, ma chi mi ha tolto le mie risorse? Chi mi ha espropriato questo? Chi mi ha espropriato quell'altro? Qualcuno si dovrà prendere le responsabilità politiche. Io mi fermo qui, ovviamente disponibile a tutti i chiarimenti, sia nel dettaglio sia più ampi. Grazie. Bene, grazie Marco. Direi che possiamo lasciare direttamente la parola per alcune domande a chi è in sala. Parlavo prima, riferendomi all'assessore Santo che era presente a Varese, del fatto che magari gli avrei dato la parola per illustrare ulteriormente, pur essendo nel contesto di cui abbiamo già parlato, quell'incontro dell'11 di settembre fatto a Varese con i 4 comuni principali, perché ci sono una serie di elementi che vengono portati a favore della scelta che il Presidente della Provincia e l'Ufficio d'Ambito vorrebbero portare qui a Varese, e che io credo abbiamo tutti gli elementi, non dico per smontare, ma sicuramente, come dire, per controbattere. Per cui mi permetto di portare il libero dibattito, ma credo che sia un supplemento di informazione che ci può essere. Se vuoi ti diamo lo scranno regale. Per carità di Dio. Si trova ad operare in una, come dire, sostanziale solitudine, no? e rischia di prendersi responsabilità che meriterebbero, come dire, un tantino di condivisione superiore, no? Allora, Persani ha un po' fatto il quadro di questo problema e è arrivato alle sue conclusioni.
Io dico la verità, non ho delle idee chiarissime. Non ho delle idee chiarissime. Il referendum ha confermato la volontà di questo paese, della gente, della popolazione, di mantenere pubblica l'acqua. Quindi titolarità del diritto sull'acqua, titolarità della gestione, nell'interesse della cittadinanza, della gente. Dove si apre il discorso? Su che cosa si intende per gestione pubblica e come si può realizzare. Allora, è evidente che se io ho due alternative, l'azienda speciale e la società per azioni partecipate interamente da comuni, sul piano, come dire, strettamente logico, giuridico, le due soluzioni sono indifferenti. Però, indubbiamente, non sono indifferenti. Allora, se qualcuno insiste per una delle due soluzioni e fa resistenza per adottare l'altra, evidentemente l'indifferenza non c'è, no? Allora, è chiaro che non ci vuole molta fantasia per capire che se si insiste per la società per azioni completamente pubblica, ci deve essere una sorta di riserva mentale da parte di chi la propone. Allora, chi si trova a dover discutere di queste cose dice: ma io come mi posso muovere? Alle spalle che cosa ho? Se voi guardate i partiti non hanno una linea precisa su questa cosa qui. Cioè, la linea ce l'hanno sul pubblico-privato in senso, come dire, grosso, no? Ma se poi si va a discutere sulla SPA pubblica e l'azienda speciale, io non ho visto grosse direttive, grosse operazioni di appoggio o di contrasto. Per la mia modestissima conoscenza di tematiche giuridiche, io dico, vabbè, potrei anche andare a Varese dai miei interlocutori e dire, visto che l'assemblea dei sindaci ha sostanzialmente approvato l'idea della, per la verità non è così, ma supponiamo che avesse approvato l'idea della SPA pubblica, no, al 100% controllata dai comuni, cosa devo fare per blindarla? Potrei anche dire, nello statuto voi vi mettete dentro, immaginiamo. Beh, se scontriamo la testa, finiamo un attimo la considerazione. No, sì. Allora, immaginiamo di dire, scriviamo che non è possibile a nessun titolo, neanche con le maggioranze qualificate, no, concedere quote a soggetti privati. Questa cosa qui io non so più se è possibile, ma in ogni caso, no, si potrebbe anche tentare. Ma la mia considerazione è, se dietro questi fenomeni ci sono, come dire, questi grossi potentati, crediamo davvero che una clausola di questo genere potrebbe fermare? No? No, non so se è già obbligatorio. Non lo so se è già obbligatorio. Per cui questa cosa mi lascia un po' perplesso. Seconda questione, diciamo, andiamo a fare l'azienda speciale. Io non avrei nessuna convinzione, ti devo dire la verità, lei l'ha buttata lì sul tavolo nell'ultima riunione, poi dico di che cosa si è parlato. La risposta è stata, vabbè, se proprio la volete parliamo. Che non voleva dire siamo d'accordo, voleva dire parliamo e poi in qualche modo al limite piloteremo l'assemblea dei sindaci in modo tale che la boccino. Però non c'è una chiusura. Certo è che se io devo trasformare delle società che oggi sono pubblico-private, immaginate Varese, no? Che ha il 90%, da 2 al 10% del comune di Varese, e buttarla dentro un'azienda speciale è molto complicata, perché è più facile il processo inverso. Se io ho un'azienda pubblica, per fare un'azienda speciale, per esempio, se voglio farla SPA, è sufficiente che la legge, in questo caso l'ha prevista, dice guardate che le trasformazioni in proprio sono possibili, punto e basta, una volta non era possibile. Fare l'inverso non è questione di legge, è questione di sistemare un socio al 90% che è un colosso, no? E allora lì si gioca sulla partita, ma come faccio a buttare fuori uno che ha il 90% e che ha risorse, mezzi, possibilità? E questa cosa è complicatissima. Quindi, bisognerebbe capire che cosa è possibile e che cosa non è possibile. La proposta che sì. Faceva Galli, se non vado errato da quello che sento vuol dire, è che il comune di Varese, nella società che nasce il 1 gennaio del 2013, sta fuori. Dunque. Cioè sarebbe una società della provincia di Varese in cui il comune capoluogo
è fuori. Sì, la Galli dice, siccome per fare il soggetto unico gestore a livello provincia, nel lato provinciale, è sufficiente avere il 75%, non so bene come ha fatto, ma comunque ho votato lì questa percentuale, dice, se io piglio tutti gli altri e tengo fuori Varese, ci siamo. Quindi se voi non riuscite a risolvere il problema di A2A, state fuori e noi partiamo, no? Cioè, Galli gioca la sua partita dicendo io ho dei tempi stretti, perché qui a fine anno, se non ho concluso la partita, mi commissariano, ma poi casomai non verranno lui come sì, qualcuno, però insomma mi commissariano, però voglio dire, quindi premo, e se Varese non risolve i suoi problemi del risorso privato, stanno fuori. È ovvio che un soggetto che pesa come quello di Varese, che sta fuori, non so quanto sia compatibile poi con la funzionalità di questo famoso soggetto unico, insomma. Quindi io francamente non so come si sia muovere. E d'altra parte non è che veda, come dire, agevole, no? Il percorso di un'amministrazione, due amministrazioni che hanno un percorso in salita nel imporre, no, soluzioni che sono chiaramente apparentemente controcorrente, no? Detto questo, vabbè, proviamo ad andare avanti. Per quanto riguarda il discorso preciso che si è fatto l'11 a Varese, per come l'hanno presentato, insomma, no? Io ho cominciato a partecipare alle riunioni solo recentemente, perché il discorso un po' l'ho preso dalla coda, ma il Galli, presidente della provincia, dice io ho in sostanza a che fare con quattro comuni che hanno un certo peso nella provincia, saranno 40.000 abitanti, poi c'è Gallarate che ne avrà 60.000, Busto, Varese ne ha 80.000, insomma, questi prima considerazione. Seconda considerazione, quello che ho intuito, non è che l'ha detto, intuisco così la sensazione, sono i comuni che hanno in qualche modo il controllo di società di una certa consistenza e sono anche quelli che volendo possono pormi dei problemi. Il Gallarate è il caso classico, il Gallarate ha comprato a suo tempo società eccetera, investito comprando quote di società, oggi dice se io devo trasferire il tutto a questo soggetto provinciale, no? Perché la legge vuole così, io nei miei investimenti devo rientrare. E quando ha comprato, non ha comprato impianti e uomini, ha comprato quote societarie con dentro dell'aria fritta che in bilancio si scrive avviamento. E quindi è chiaro che ci sono delle complicazioni. Queste complicazioni ce le hanno solo comuni di questo genere, di quattro lì. Noi se no abbiamo poco, abbiamo altre difficoltà, ma Gallarate le ha chiarissime queste cose. Invece i comunelli da 300 abitanti, ce ne sono tantissimi in Procedurese, o da 1000, ce ne sono almeno 21 sotto i 1000 abitanti, e anche da 5000 non hanno questi problemi. Quindi Galli dice, io comincio a parlare con questi. E quale problema ha posto? Ha posto il problema di dire, primo, che tipo di soggetto unico, di società unica volete? Cioè volete aderire alla proposta che fa Gallarate, che avendo una società di un certo peso, la Prealpi Acque, dice noi allarghiamo la compagine societaria e li facciamo entrare dentro gli altri. Chiaramente c'è tutta una serie di pasticci da sistemare, ma voi pagate un po' di soldi, un po' di cosotti. A questa proposta si è detto no, perché cacciarsi nei guai con le proprie mani credo che sia stupido. Dice niente questa soluzione, allora quella che potremmo ipoteticamente accettare, sempre che tutta una serie di altre considerazioni vadano a buon fine, no? È che si costituisca una società nuova partendo da zero, e questa società nuova deve essere partecipata, cioè i soci devono essere i comuni, sulla base degli abitanti sostanzialmente di ogni comune o complessi di comune, o al limite sulla base dei metri cubi di acqua che si consumano ad una certa data, che può essere un criterio. Questo si è detto, vabbè, è un'ipotesi di partenza che può essere accettata, no? Ed è l'ipotesi che si sta cercando, che stanno cercando, perché noi dobbiamo dire di sì e di no, fare qualche obiezione in questa fase, no? Si sta cercando di portare avanti. Secondo problema che hanno posto è stato, siccome una volta che si dovesse costituire questa società, questa scatola sbrigata, questo scatolone, ci dobbiamo mettere dentro persone e beni, le persone quali sono? Le persone sono i dipendenti delle attuali società distribuite sul territorio, no?
Cioè chi oggi segue saranno servizi del settore acquedotto, è chiaro che se l'acquedotto viene gestito da Varese, il personale deve andare a Varese. Una lista di persone, e poi la società deve dotarsi di beni. Che tipo di beni? Non le reti o i pozzi, che quelle restano ai comuni definitivamente, si va avanti così, poi ci saranno complicazioni anche su quel terreno, però insomma per il momento pigliamolo così a spanne. Ci sono invece da prendere in considerazione dei beni che servono per l'operatività della gestione, i camioncini, gli scavatori, cose di questo genere. Anche questi la società ipotetica li può comprare sul mercato oppure prenderli da. A questo punto si aprono due alternative. L'alternativa semplice che potrebbe proporre la costituenda società sarebbe quella di dire: a me interessa solo la lista dei nomi delle persone che mi mandate e la lista dei beni che mi offrite e che io decido se prendere o non prendere. Si fanno delle somme e si dice: questo è top, no? Allora, se mi mandi delle persone mi devi mandare anche il fondo accantonato per il trattamento fino alla porta, no? Se mi mando un camioncino, vediamo quanto costava quando l'hai preso, quanto è ammortizzato oggi, il valore oggi residuo, quant'è, io me lo carico. Oppure l'altra alternativa è: siccome ogni comune scorpora, tira fuori dalle proprie società di servizi, dalle saranno servizi del caso, no? Il pezzo di società che è il complesso aziendale acquedotto, il complesso aziendale ha un valore diverso dalla semplice somma dei valori dei beni che lo costituiscono, no? Perché è fatto da persone, da beni, da rapporti giuridici, cioè crediti, debiti, contratti, eccetera. Quando si valuta un complesso aziendale, gli si dà un valore che normalmente è diverso rispetto all'altra ipotesi. Questa soluzione va molto bene per esempio a comuni come Gallarate, perché in questo caso stirano fuori il loro complesso aziendale e cercano di buttarci dentro anche il valore di quel sovrapprezzo che hanno pagato quando hanno comprato le società. Allora, su questa questione qui hanno detto Galli, che è uno molto pratico, no? Anche vista di quelli rospanti, di sentiti, io ho 7-8 milioni disponibili. Se i quattro comuni o qualche altro soggetto che avesse, come dire, queste situazioni da sistemare, si mettono d'accordo, no? Dicendo i rispettivi complessi aziendali alla fine quanto valgono, e se la somma arriva a 5, 6, 7 milioni, si può fare, se no, carta 48 e si ricomincia da capo. Allora, è su questo che si sta ragionando. Fatta questa cosa, è chiaro che noi non sappiamo come si evolve il sistema, e quando si è discusso questa cosa in sede politica, io ho sempre detto: sarebbe un insulto se qualcuno chiedesse a me se voglio l'acqua privata piuttosto che pubblica, perché per me deve essere pubblica. Mi insulterebbe qualcuno se dicesse: guarda, mettiamo uno strumento di gestione che in qualche modo apre la strada in maniera palese, no, al privato domani. Perché io dico: no, se ho detto che la voglio pubblica, vorrei anche brindarla. Però, adesso metto il cappello d'assessore e dico: io, quando sono a quel tavolo, non ho alle spalle partiti, apparati, pressione politica. Ciò il mandato del mio sindaco, che ha la stessa forza in quel momento, relativo, insomma, no? E anche se dicessi di no, molto probabilmente il sistema si muove lo stesso, insomma. Quindi stiamo cercando di portare a termine un'operazione di pubblicizzazione in una situazione che non è affatto facile, secondo me. Per cui, anche perché le leggi attuali, non bisogna dimenticare una cosa, che il quadro politico di questi ultimi anni, no, è orientato in modo tale da percorrere la strada che porta alla divisione netta tra tutto ciò che è gestibile sul mercato e tutto ciò che invece è attività istituzionale del comune. Cioè, il punto di arrivo finale che io intravedo per i comuni è quello di limitarsi rigidamente a gestire attività di tipo istituzionale, l'anagrafe, il cimitero, e forse gestire i tributi, cioè l'incasso, perché anche lì si può immaginare una società che poi domani potrebbe, no? Però voglio dire, siccome questo è un orientamento chiarissimo, voteremo il messo comunale del Chino. Io non voglio dire, con questo è complicata la situazione, cioè se non c'è un'evoluzione di tipo culturale, e purtroppo noi siamo in ritardo, siamo molto in ritardo,
ma c'è una rivoluzione di tipo culturale che fa riprendere forza all'idea che esistono dei beni comuni che meritano di essere gestiti come bene comune. Cambiare il senso delle cose, no? In questa contingenza storica è estremamente complicato. Cioè noi... Diciamo che però una contingenza dove 27 milioni di italiani... No, ma io periodo dove uno può dire io sto con 27 milioni di italiani. Io ho votato come ho votato, per quindi quando dice l'Unione Europea ha dato il referendum, ha rimesso sul tavolo le regole europee, e le regole europee quelle che tu richiamavi, cioè le regole dice puoi fare la società, io non ho letto azienda speciale per la verità, comunque immaginiamo che sia lo stesso, 100% pubblico, oppure misto pubblico-privato col 40% e compagnia bella, oppure tutto al privato sempre con la gara pubblica. Stop. Quindi c'è una libertà a 360 gradi che però oscilla tra i due estremi, l'uno e l'altro, no? Questa è la questione evidentissima. La sentenza della Corte Costituzionale, invece, a sua volta ha affermato un principio chiarissimo. Ha detto, non c'è barba di norma che possa imporre ad un comune di privatizzare un servizio che gli appartiene. Punto e basta, no? E ha ripristinato le condizioni lì. Il governo ha detto, ci vuole ripensare, no? La Corte Costituzionale ha detto anche una cosa più interessante, sulla quale teoricamente si potrebbe far leva, ma è complicata, e cioè ha detto, e se ho ben capito, io l'ho letta velocemente, ma se un comune ha una convenzione con una società e questa convenzione scade nel 2020, nell'accordo libero tra le parti non può interferire nessuno, punto e basta. Quindi dovrebbe arrivare alla scadenza, no? Quindi per azzerare quell'accordo, che è perfettamente legale, la legge dovrebbe intervenire, ma anche però come si faceva una volta con le nazionalizzazioni, no, io ti porto via i beni perché li pubblicizzo, perché li risarcisco. In questo caso, siccome da risarcire l'ente locale, ma alla fine di tutto questo, io ricordo, tiro le tiri, e che faccio? Che faccio? Se qualcuno mi fa saltare con meccanismi, per dire, se ci fosse un referendum che mi sconquassasse tutto, mi consentisse, il 5 di ottobre, credo, ci sarà un secondo incontro, per esempio, devo anticipo dove siete pronti a far casino. Ma voglio dire, il 5 di ottobre vado lì e mi faranno un'ulteriore domandina. Io che cosa posso fare? Mica posso dire non vengo perché se non vado, il processo va avanti lo stesso e io non sono neanche dentro a tentare di governare. Non si governa. Capisci? Non si governa. Ho capito, ma voglio dire, io non infantiamo. Io credo di essere una persona d'anima buona, voglio dire. Io ringrazio l'assessore Santi perché ritengo prezioso l'intervento di questa sera, mi ci aiuta a capire davvero tante dinamiche oltre a quelle, come dire, interne a quell'ufficio d'ambito dove l'11 settembre si è svolta la riunione, anche alle dinamiche decisionali che nel suo caso l'assessore può avere. Ha chiesto la parola a Nicola Girandoni, che è capogruppo del PD, che è segretario del PD a Sanremo. Io volevo aggiungere qualche considerazione ulteriore a quelle che ha fatto l'assessore, perché prendendo spunto dal fatto che questa serata è una serata di studio, mi sembra opportuno inserire tutta una serie di elementi proprio per trovare una via di uscita, prendo spunto da quello che diceva Marco all'inizio, nel tentativo di trovare nuovi argini, perché questo aspetto mi sembra fondamentale, perché come diceva lui, un conto è ragionare su quello che erano le società totalmente pubbliche 10 anni fa e un conto è ragionarne oggi. Per cui 10 anni fa c'erano delle ipotesi, degli sbarramenti percorribili, oggi forse questi aspetti non ce li abbiamo più. Il secondo elemento che aggiungo è che da quanto ci ha raccontato l'assessore è evidente la difficoltà e la fatica di chi deve comunque amministrare e quindi deve portare avanti un processo che è normato, e all'interno di questo processo normato c'è un cronoprogramma al cui interno chi dà le indicazioni
quindi mi rendo conto della sua difficoltà a dire: se io non partecipo o comunque non mi metto al tavolo a ragionare, cosa succede? Succede che l'ufficio d'ambito, la provincia vanno comunque avanti avendo loro la competenza di definire investimenti, tariffe, subambiti e tutto quello che si va lì. E quindi l'assessore dice: il comune di Saronno o qualsiasi altro comune a questo punto, perché penso che la logica sia identica, come si pone nel momento in cui gli altri decidono e il comune dovesse rimanere fuori? Io vi propongo due ipotesi da ragionare qui, proprio perché stiamo cercando di studiare la faccenda. Prima però di proporvi le due strade, devo aggiungere un'ulteriore riflessione, che è: la SPA totalmente pubblica, no, che poteva essere una strada possibile, fatto salvo il discorso degli argini, di fatto è una strada che non ci lascia la tranquillità che invece vogliamo avere, perché il solo fatto che al meccanismo SPA totalmente pubblica viene abbinato proprio in consecuzio perfetta il fatto che poi c'è il patto di stabilità e quindi con tutto il discorso legato agli investimenti il comune, la SPA non potrebbe agire, no? Porta a dire, e l'ha detto Galli, che per superare il patto di stabilità a cui le SPA devono sottostare comporta il fatto di aprire ai privati con l'ingresso del 40%. Questo è quello che ha detto Galli, dopodiché io so che qui c'è del materiale. Nel senso che, schematicamente, attualmente né le SPA né le aziende speciali sono soggiorno al patto di stabilità. Il governo Monti, in una delle sue normative, adesso non ricordo se era Cresci Italia, Sviluppo Italia, aveva detto che entro il 30 di ottobre si sarebbe fatto un regolamento, un decreto per assoggettare sia le SPA all'interno pubblico che le aziende speciali al patto di stabilità. Questo ovviamente con l'obiettivo di privatizzare, perché se a quel punto non c'è più nemmeno quel vantaggio. Io dico che è complicato, nel senso che, per esempio, per quanto riguarda le aziende speciali, il problema è che un ente strumentale dell'ente pubblico rientra nella contabilità pubblica solo nel caso in cui almeno il 50% dei soldi che riceve derivino da enti pubblici. Siccome il servizio idrico integrato si finanzia con la tariffa, quindi con i soldi privati dei cittadini, non sta, diciamo, dentro gli schemi che comporta inserire la stabilità. Quindi non so come faranno questo decreto, secondo me non lo faranno, non lo faranno più in ritardo. Però attualmente sono tutti fuori dalla stabilità, tutte le SPA e anche le aziende speciali. Questa era dove volevo arrivare, siamo arrivati con un po' di anticipo, anche perché se questo dibattito lo facciamo davanti a Galli, davanti a un segretario comunale qualsiasi, lui non tiene questo tipo di posizione. Potrei capirlo per Galli, che strumentalizzando dove vuole arrivare mi dice una roba del genere, però quando un segretario comunale gli dà un'interpretazione diversa, ovvero che la SPA è assoggettata al patto di stabilità e a tutte le regole legate all'assunzione e alla gestione del personale, diventa difficile. Però non voglio anticipare, perché il ragionamento era quello che dicono a Varese, di fatto per tentare di arrivare a quella ipotesi che tu hai descritto, che poi è il famoso 40% e quindi già il soggetto che è là, che ci sta come logica, no? Mi viene da dire: noi come possiamo metterci l'argine a questa cosa, no? Allora, la prima cosa è: ci rifiutiamo di partecipare al percorso, chiudiamo tutti i cancelli, ci trinceriamo dentro il nostro comune e diciamo: qui non entra nessuno. Dopodiché non credo che sia una cosa che possa durare, anche negli interessi.
là della gestione del servizio di disno integrato, è un problema di tutti i comuni e per sistemare questo aspetto ci vogliono dei soldi. Per metterci i soldi o li prendiamo, e non so da dove, perché sappiamo tutti qual è la realtà della possibilità di investimento dei comuni, e neanche dalle tariffe, perché noi non possiamo toccare la tariffa in quanto non è di competenza del comune, a meno che chiediamo un'IMU esagerata con l'intento di usare quei soldi per il discorso degli investimenti sull'acquedotto. Per cui questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi, che dico facendo finta di non aver sentito quello che ha detto Marco relativamente al patto di stabilità, è: puntiamo ad essere attori all'interno dei quattro comuni, perché comunque, non per escludere gli altri 137-138 che sono, ma perché, come diceva Mario Santo, alla fine le maggiori problematicità stanno in quei comuni dove ci sono delle società con tutto il loro passato. Puntiamo all'interno di quel contesto ad essere attori della proposta della società consortile e quindi azienda speciale, con l'esclusione dal patto di stabilità. E questa è l'ultima cosa che ci siamo detti anche all'interno della maggioranza politica del comune di Saronno, indipendentemente dal sapere questa cosa, che per me non è così. Per cui mi piacerebbe che all'interno dello studio di questa sera emergesse con più chiarezza quali sono i riferimenti. Poi ho visto che nella cartellina c'è del materiale, però io vi dico che se voi andate dal segretario comunale, il segretario comunale vi dice che la SPA Saronno Servizi è assoggettata al patto di stabilità. Per cui vorrei condurre a questo elemento di dibattito, perché se noi riuscissimo veramente a dire che qui c'è del materiale tale per cui l'azienda speciale è al di fuori del patto di stabilità. Scusa, basta quello che è scritto Monti, no, cioè, se Monti dice entro il 30 ottobre verrà emesso un decreto che assoggetterà le SPA tramite pubbliche, le speciali al patto di stabilità, per me significa che attualmente le SPA tramite pubbliche e le speciali sono fuori dal patto di stabilità. Ok, allora ritorniamo all'articolo 25 che diceva già che era una società. L'articolo 25 del perché la 199 che c'è scritta qua è del 2000 fine del 2012, scusate, stiamo parlando del decreto 1/2012 del governo Monti, che è quello che l'articolo 25 dice. Consulta 199 depositata al 20. Stiamo parlando di quando si parla di 199, si parla di sentenza 199 della 138 del 2011. Per cui il 20 di luglio mi dicono che c'è l'illegittimità del 138-2011, sì. No? Convertito dalla 1-148-2011. No? Dopodiché, non l'ho letto, o questo pregiudica il discorso dell'articolo 25 della 1-2012, per cui in base a questa sentenza e al decadimento del 138-2011, l'1 del 2012 non poteva essere emanato, no? O se no, per un discorso di tempi consecutivi, l'1 del 2012 viene dopo la 138 del 2011. Cioè, scusatemi, io non capisco perché sono arrivato, mi sono trovato questa cosa, lui mi dice una cosa che è diversa rispetto a quello che dice il segretario comunale, quindi credo che possa interessare a tutti capire meglio questa cosa, perché se noi riusciamo ad arrivare lì, penso che siamo a metà dell'opera di fatto rispetto a quello che potrebbe essere un percorso, come dice Mario Santo, che è per forza di natura politica, perché l'amministratore di fatto va ad adeguarsi a quello che come dicevate voi, no? Qui la scelta è una scelta di tipo politico, cioè o mi schiero da una parte o mi schiero da quell'altra. Per potermi schierare da una parte
ho bisogno però anche di sostanziare dal punto di vista tecnico qual è la via d'uscita che poi mi permette di gestire il servizio, perché se no vuol dire che non riesco a fare l'amministratore. Quindi in una logica di oppositore posso fare quello che voglio, ma in una logica di amministratore devo anche avere uno strumento che poi mi permette di erogare il servizio a dei prezzi accettabili, soprattutto con una qualità e quantità che siano assolutamente ottimali. Sì, comunque per spiegare la cosa che ho detto, c'è l'intervento di Rufarelli. No, ma poi comunque sì, io leggevo qua. No, ma proprio per spiegare, allora, la Corte Costituzionale ha abrogato tutte le normative a partire dall'articolo 4 e successive modifiche. Anche quelle. Quindi anche quella. No, infatti ho anche quell'articolo lì è abrogato. Quindi attualmente sono abrogati tutte le normative che riguardano i servizi pubblici locali, dal dopo referendum ad oggi, tutto quello che è stato approvato dal governo Berlusconi e dal governo Monti è eliminato. Perfetto. Quindi attualmente. A questo punto noi domani andiamo dal segretario comunale con questo pezzo di carta che avrebbe dovuto già conoscere, gli diciamo, caro segretario comunale, guarda che ci sono delle potenzialità che non avevamo preso in considerazione, di cui volevamo fare una battaglia politica, nel senso che volevamo andare addirittura a dire alla provincia facciamo l'azienda speciale, poi facciamo la battaglia per escluderla dal patto di stabilità, se questa cosa è già possibile è tutto un altro modo di procedere. Sì, diciamo che la battaglia va fatta preventiva perché il governo vuole invece assoggettarla, quindi se i comuni cominciano ad approvare mozioni. Prego. Allora, anch'io sono qua a fare delle domande per capire meglio. Allora, premesso che dagli incontri che ha fatto l'assessore Santo in regione sembra che il progetto della regione Lombardia sia quello di arrivare a solo Treato in tutta la regione, quindi sta indirizzando politicamente in un certo senso. Tant'è che, come ben sai, noi abbiamo fatto una richiesta come comuni di avere un atto ritagliato sui comuni aderenti alla Dura Ambiente S.p.A., anche perché appunto ci sarà anche un problema tecnico. Qualora dovessero sorgere gli atto della provincia di Varese e della provincia di Como, ci saranno anche dei piccoli problemini, anche tecnici, del fatto che cosa succederà a quei comuni del Comasco che si avvalgono dei servizi della Luna Ambiente S.p.A. che è in provincia di Varese, però che gestisce 8 comuni della provincia di Como. Quindi ci sono dei problemi anche, diciamo così, terra-terra economici di chi fa che cosa emendare. Allora, alla nostra richiesta di avere riconosciuto questo atto, perché secondo me è chiedevamo un ambito ben preciso e definito intorno a questi confini, perché noi diciamo ambito atto, che vuol dire ambito territoriale ottimale, è una cosa, quello invece in cui stiamo andando è l'atto, cioè ambito territoriale non ottimale, perché se si usano i confini perché appunto se invece dall'ottimale si pensano a confini geografici totalmente avulsi dai bacini imbriferi e tutto quanto, siamo al non ottimale. Allora, l'assessore nella sua risposta, che è stata definita un atto di alta amministrazione, quindi neanche ricorribile al TAR, quindi è superiore addirittura alla legge, non ha risposto in termini di diritto secondo l'articolo XYZ. Non è possibile costituire l'atto, ma ha fatto una dichiarazione del tutto politica che diceva va contro l'indirizzo che ha questa regione, per cui non siamo d'accordo su questo atto. Vi dico anche che in maggioranza io ho insistito perché avverso a questa lettera dell'assessore regionale si facesse una battaglia politica, non è stata una posizione di maggioranza, quindi non ha raccolto la maggioranza all'interno della maggioranza e non si è fatto nulla purtroppo.
Fra l'altro adesso c'è anche il problema del pasticcio, l'ennesimo del governo di pseudo tecnici, che da un lato vuole l'accorpamento delle province, però non ha ancora fatto l'atto di riordino delle province, delle varie competenze, chi fa che cosa, quindi non si capisce bene che cosa succederà. E si può arrivare al paradosso che noi andiamo, per quanto riguarda ambiente, viabilità, eccetera, eccetera, in un ambito che è appunto la città metropolitana, mentre invece la gestione dell'acqua da un'altra parte con ovvi casini. Però arrivo alle domande che volevo fare. Allora, secondo me al segretario comunale si può dire, leggi le due pagine di Lucarelli, che sono scritte in giuridichese, e lascio volentieri ad Angelo capire esattamente tutte le conseguenzialità legislative, però credo che è molto chiaro nelle risultanze finali, dove dice che appunto queste società non sono soggette al patto di stabilità, e questo è già una grossa freccia al nostro arco nel difendere questo tipo di scelte. Però c'è anche il discorso delle commissioni di essere, se non mi sbaglio la sentenza della Corte Costituzionale ha anche detto che era nullo quella normativa che diceva che erano decadute tutte le convenzioni, quindi saranno che una convenzione fino al 2020, teoricamente fino al 2020 potrebbe, in base appunto a queste continue rivolgimenti normativi con la Salvo Servizi, fino al 2020, quindi la convenzione è valida, non è valida, ci si può appellare a questo, non ci si può appellare lì. Altra cosa, nel caso il Comune di Saronno decidesse in un frangente come questo, molto confuso, dove c'è il ridisegno dei vari ambiti, competenze territoriali, eccetera, eccetera, decidesse di intraprendere una sorta di ostruzionismo nei confronti di questo atto, eccetera, è ipotizzabile, possibile che l'ingegner Galli, una volta non più presidente della provincia ma presidente dell'ATO, diventi commissario e d'imperio tolga al Comune di Saronno la possibilità di emettere fatture, di gestire sostanzialmente il servizio idrico, e quindi il Comune di Saronno si troverebbe cornuto e mazziato, perché da un lato non ha partecipato alla costruzione dell'ATO Varesino e dall'altra parte non può dire nulla, e quindi viene spogliato di una prerogativa che ha sempre coltivato, eccetera, soprattutto nella definizione delle tariffe, perché se la passa a Varese la possibilità di fatturazione, eccetera, la decisione delle tariffe viene fatta esclusivamente dall'ATO, quindi togliendo a Saronno, che nel bene o nel male ha sempre avuto tariffe basse, la possibilità di incidere su queste cose, che poi sono le credo anche le questioni di sostanza, perché il cittadino saronnese rischia con la partecipazione attivo o passivo del Comune di Saronno di vedersi delle tariffe magari addirittura raddoppiate, perché deve essere armonizzato un discorso a livello di ambito, e poi verrà a chiedere all'amministrazione locale, perché è quella di prossimità, perché ne è aumentato le tariffe, e gli sarà difficile spiegare, uno, che non siamo stati noi, e due, nell'eventualità che andassimo senza colpo ferire ad abbracciare l'ATO di Varese, dire abbiamo partecipato al percorso ma non siamo riusciti a fermare la valanga, e quindi questo è il risultato che il cittadino si era messo. Assessore alla partecipazione del Comune di Gallarate. Anche all'ecologia. E all'ecologia. Io non sono un'esperta di questo, intanto l'assicuro, l'azienda speciale non è soggetta al patto di stabilità. Noi abbiamo un'azienda speciale che non c'entra con l'acqua, non è soggetta al patto di stabilità, e la nostra segretaria comunale lo certifica. È vero che nei primi sei mesi dell'anno si è ragionato tutti, i segretari comunali compresi, nell'ottica che anche loro sarebbero entrati alla parte delle realtà soggettate al patto, perché questo forse ha un po' confuso, e che all'inizio dell'anno erano previste nelle varie anticipazioni dei decreti del governo tutta una serie di restrizioni anche sugli affidamenti alle aziende speciali, che però poi nessuno si è concretizzato, per cui certamente ad oggi non sono soggetti al patto.
si esclude che nel giro dell'anno venga il decreto promesso che li assoggetterà, per cui questo quantomeno oggi un certo margine ce lo lascia anche ragionando sull'acqua. Allora, io vengo da Gallarate, che ha ereditato quella preziosa impresa economica che è Breatti Acque, fatta tra l'altro da un personaggio che era un po' imperatore in provincia di Varese, che pensava di costruire, e nella sua ottica anche bene probabilmente, un'impresa, una società che avrebbe gestito sicuramente l'altro, che poi però è venuto in disgrazia, quindi noi ereditiamo quel contenitore vuoto che però è a bilancio per notevole quantità di euro, insomma, per cui è un problema reale che abbiamo, che il nostro sindaco solo ha posto all'interno di quella riunione. Ora, io credo che è chiaro che se rimaniamo nella logica che necessariamente SPA, i comuni poi si muovono così, cioè ciascuno tenta di portare a casa quello che può. Io, che non ho condiviso quella scelta del mio sindaco, capisco però da amministratrice che se tanto quella è la strada, se riesco a portare a casa qualcosa di più, tanto meglio, perché poi quei soldi come comune, come tutti, li usiamo per fare i servizi, quantomeno per non tagliare i servizi, se riusciamo per fare degli altri, per cui è chiaro che la logica è persino buona, insomma, se non ci fosse di mezzo l'acqua nel tentativo di recuperare dei soldi per i propri cittadini. Qual è la difficoltà che io incontro e dove credo che noi qui stasera, a partire da noi qui stasera, ma dove il Forum Italiano, cioè il Comitato Provinciale per l'Acqua Pubblica, non so come si chiama esattamente, ma sintetizzare, per l'acqua bene comune della provincia di Varese, debba in qualche modo assumersi. Io incontro questa difficoltà. Quando in giunta pongo il problema perché deve essere un SPA, se prima della Corte Costituzionale del luglio mi veniva detto perché è obbligatorio, tagliando abbastanza fette la legislazione normativa, ma con un buon pezzo di ragione, io credo, dopo la ripresa dell'estate, la motivazione è perché, non perché ci piace, no, perché secondo me non c'è, a qualcuno io credo piaccia, anche nel centro-sinistra. Qualcuno, credo non a cui io peraltro, è poco preparato, qualcuno dice perché se anche siamo solo noi a fare quella battaglia, tanto vale farla, cioè si dà per scontato che sia una battaglia perdente. Io credo che ci sia da fare rete e credo che ogni comune, grande o piccolo, e se lo dice un comune grande, immagino il comune di Tupino, città di Porto Ceresio, non so chi sia di Porto Ceresio perché siamo veramente distanti, ma immagino un comune piccolo quanto ancora più in difficoltà si debba sentire per fare una battaglia che è significativa ma che è anche difficile, insomma, nell'isolamento. Se lo fa un comune come il mio, insomma, dà l'idea di quanto comunque ci sia anche scarsa rete tra di noi, scarsa capacità anche di fare rete. Io credo che un compito che forse il comitato dovrebbe porsi è anche questo, no? Di metterci insieme perché chi è sindaco o comunque ha una maggioranza compatta su questa cosa possa farlo all'interno dell'assemblea del lato, e per chi non ha ancora, io sono una persona positiva, convinto l'intera maggioranza della propria amministrazione, abbia degli strumenti per dire decidiamo non sulla base del si può, non si può perché si può, vale la pena o non vale la pena, ma allora su una base di posizione politica, cioè se è a favore dell'acqua pubblica o se è per la privatizzazione dell'acqua pubblica, e definiamo che le posizioni politiche anche di chi della stragrande maggioranza, nel mio caso sicuramente della mia amministrazione, di chi è in maggioranza, che è andato comunque a votare sì per questo referendum. Prima parlava il segretario del Partito Democratico, che non ho piacere di conoscere perché Gallarate sono abbastanza distanti anche geograficamente, insomma, un pochino per tanti motivi, insomma, Saronno è più su Milano che non sul resto della provincia. Credo che serva anche, mentre si fa un intervento amministrativo e quindi su istituzioni, non dimenticare che quantomeno nei comuni grandi chi amministra è anche spesso, quasi sempre, parte di un partito.
non credo che sia così in tutti i comuni, sicuramente lo è a Gallarate, lo è a Busto, lo è a Varese del Saronno e lo è anche in qualche altro comune un po' più piccolo, perché sappiamo che è così, al di là delle liste civiche che pure anche a Gallarate sono male. E credo che questo percorso debba essere fatto insieme. Io sono in una giunta dove la maggioranza di quella giunta e la maggioranza della maggioranza in mano al PD, è il PD che ha fatto, ma siccome Saronno è come quasi in ogni realtà dove governa centro, ovviamente anche dove governa centro-sinistra, nel caso di Gallarate, immagino anche a Saronno da quello che ho sentito, ma anche da quello che so, è un partito che magari con un pochino di ritardo ma ha fatto la campagna per il sì al referendum, non aveva raccolto le firme, ma poi fa referendum indetto, ha fatto comunque, si è espresso per il sì al referendum e ha invitato ad andare a votare, quindi ha preso una posizione politica. Credo che se una volta era la politica che interveniva sugli amministratori, in questo caso può anche essere il contrario, cioè intanto si possono anche ribaltare le cose, possono essere gli amministratori che devono prendere una scelta che è amministrativa ma anche politica, che si mettono a intervenire sul, anche sui partiti, perché si viene una mossa. Quando l'assessore di Strano diceva io sono là senza nessuna forza politica e rappresento il mandato del mio sindaco, che è assolutamente importante, questo è vero, ma è solo parzialmente vero, perché quella maggioranza esprime anche una delle forze politiche, come l'esprime la mia, cioè non vale per loro, vale ovviamente per me e vale per tanti. Credo che dovremmo riuscire a fare, e chiedo se il Comitato per l'Acqua, intanto niente per l'acqua, per l'acqua per il comune della provincia, per il Comitato di Varese, riesce in qualche modo a organizzare, perché ho l'impressione che tra noi non riusciamo a farlo, ma non perché vogliamo o non vogliamo, perché poi siamo presi da, io per esempio di acqua mi sto occupando pochissimo, però mi sto occupando di BGT, che non è anche quello, no, il consumo di suolo, una cosa che va trascurata. Per cui noi presi da altri argomenti importanti, la quotidianità dal buco della strada a tutte le varie cose che chi amministra sta deve tenere conto, poi questa cosa non la riusciamo a fare. Poi ci troviamo all'assemblea del lato e lì ci troviamo sempre in ritardo a inseguire e troviamo un comitato fuori che dice che non va bene, lo diciamo e poi finisce il cerchio, no? Perché diciamo che siamo anche d'accordo, ma poi noi dobbiamo amministrare e quelli sono più parati di noi e ci dicono che così non si può fare e alla fine privatizziamo l'acqua. Io sono assolutamente convinta peraltro che la modalità non possa che essere un'azienda speciale, non so se consortile o meno. Non ho mai capito bene neanche le differenze, probabilmente andranno approfondite. L'SPA pubblica io credo sia stato un argine non solo 10 anni fa ma anche positivo in provincia di Varese, fino a prima del referendum, perché qui si voleva andare semplicemente a privatizzare e abbiamo tenuto una posizione ed evitato quella privatizzazione attendendo il referendum, mentre si raccoglievano le firme, mentre si preparava ancora prima il referendum chiedendo l'SPA pubblica, e secondo me è stato un argine efficace. Con il referendum vinto e con la normativa che c'è oggi, quell'argine io credo insufficiente e sarebbe un'argine che rende più lenta la privatizzazione, perché credo che comunque la renderebbe più lenta, ma che non la fermerebbe. Grazie. Ho chiesto la parola a Angelo Prosempio di Forza Nuova, lista civica. Angelo Sera, uno dei due portavoce il 7 dicembre dell'anno scorso. Sì. All'assemblea dei sindaci, alla conferenza dei sindaci di Varese. Sì, grazie. Allora, Marco l'ho ascoltato, lo ascolto sempre volentieri su questo tema e io vorrei, come dire, aiutare a riflettere facendo una sintesi, direi proprio essenziale, del suo discorso, che alla fine, dopo aver fatto appunto la sintesi, credo che non ammetto obiezioni in linea logica. Primo, ha fatto un richiamo a tutti, non c'era bisogno, ma c'è sempre bisogno, che il referendum è il perno che deve muovere ogni azione, ogni attività nel settore del servizio idrico integrato. Quindi ha fatto una conferma di un fatto politico fondamentale, politico. Secondo, ha detto che in linea normativa di diritto ci sono quattro forme, quattro modelli di gestione che sono tra loro equivalenti, oggi come oggi.
tra cui l'azienda speciale. Siccome l'azienda speciale è quella che risponde di più e meglio, per non dire unicamente, alla definizione politica fatta prima, la domanda è: che cos'è che impedisce di ricorrere al modello dell'azienda speciale? Allora, messo in questi termini, io credo che non ci siano obiezioni per dire che nulla dovrebbe impedire questa cosa qui, non tanto a noi, quanto a chi, a Varese, provincia, eccetera. Perché è così, l'azienda speciale risponde alla volontà del popolo italiano, altri modelli non rispondono, perché eccetera, eccetera. Allora, a questo punto, la solitudine dell'assessore Santo io capisco, però bisognerebbe, come dire, che Mario, tu ti faccia delle dosi di ricostituente per rafforzare la sana e robusta costituzione che occorre per far fronte in queste cose e in certi ambienti a certi argomenti che sono speciosi. Allora, io credo che siccome non esistono obiezioni al modello, io credo che bisogna semmai passare ad esaminare come si fa, e Lucarelli lo fa nel suo intervento che è stato distribuito, ad attuare l'azienda speciale, tenendo conto che ci sono degli aspetti che arrivano dall'esterno, dall'Europa, per il patto di stabilità e quant'altro, da esaminare. Allora, io sono fresco di una lettura che mi ha molto convinto sul fatto che noi possiamo considerare l'azienda speciale di gestione del servizio idrico integrato sottratta già da ora al patto di stabilità, non, come dice Marco, perché ora, ma già da ora e fino a quando non cambia, alla faccia del decreto Monti che dobbiamo peraltro vedere, sentire, eccetera. Perché? Perché c'è una comma di un articolo, comma 5 bis, articolo non me lo ricordo più, da 1/2012, che ha esplicitamente detto che sono sottratti al patto di stabilità le aziende speciali che le istituzioni di servizio assistenziale, di volontariato, sociale, le farmacie e culturali. Va bene? Motivo per cui noi a Saronno, per esempio, abbiamo fatto una delibera che ha trasformato e ha portato nell'istituzione tutta una serie di persone che dovevamo regolarizzare, che erano precari, eccetera, eccetera, proprio perché abbiamo potuto eludere, alla luce di questo comma, no, il vincolo del patto di stabilità. Bene, c'è una sentenza della Corte Costituzionale del 2011, adesso mi sfugge il nome, il numero, scusate, che dice che non è solo con riferimento alle attività che non hanno carattere economico, quali queste del comma 5 bis, che possono essere gestite con i criteri dell'azienda speciale e che possono quindi anche sottrarsi al patto di stabilità. Sono anche altre attività che non sono solamente queste del comma 5 bis, ma sono anche altre. Quali sono? Quelle che, Corte Costituzionale, quelle che hanno per statuto di perseguire solo la copertura dei costi e non la remunerazione del capitale, del profitto o qualcos'altro. Che capite, è assolutamente una cosa assolutamente in linea con il referendum, no? E che proprio perché si propone di perseguire solo la copertura dei costi, per questo stesso fatto, quell'attività è un'attività di carattere non economico. Se è di carattere non economico, può essere gestita da un'azienda speciale, e se è gestita da un'azienda speciale a carattere non economico, è sottratta al patto di stabilità, come le aziende speciali per le scuole, eccetera, 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 eccetera. Allora, di fronte a questa diciamo, scansione, no, logica, noi ci troviamo però da soli, come diceva Mario, perché poi in provincia
perseguono un altro modello, altri obiettivi più o meno complessi. E qui che a questo punto dico noi dobbiamo prendere dei ricostituenti, perché in questa situazione così fluida, anche politicamente parlando, Marco prima accennava alle regioni, ma anche le province sono più o meno nella stessa situazione, non tanto di degenerazione, non solo di degenerazione, ma anche dal punto di vista normativo, eccetera, eccetera. C'è una legislatura che sta finendo, c'è una situazione obiettivamente incerta che questi provvedimenti del governo Monti possano essere completati prima, ed è molto, tutti quelli delle riforme, delle province, tribunali, eccetera, prima della fine della legislatura, e soprattutto poi possono essere, se non sono completati prima, possono essere completati dopo, perché poi capite, eccetera. Insomma, di fronte a una situazione così fluida, farsi terrorizzare da Dario Galli che dice perché al primo di gennaio del 2013 arriva il commissario che vuoi e non lì, veramente io dico che non possiamo assolutamente. E allora io dico che se noi ci mettessimo di traverso proprio per dire noi, così come il comune di Varese si mette di traverso perché non riesce a convincere il socio A2A a portare il 90% dentro nel calderone o nel pacco che sta confezionando, ma perché non possiamo metterci di traverso noi per motivi uguali ma opposti? Allora a questo punto noi in questa maniera non solo è A2A che fa saltare, che mette la mina sotto la sedia del presidente dell'ufficio d'arbitro Dario Galli, ma gliela mettiamo anche noi, e a questo punto in ogni caso ritardiamo un processo che è assolutamente da impedire, punto e basta. Però dobbiamo andare con questo atteggiamento, perché se andiamo con l'atteggiamento di quelli che dicono ma non so, vediamo, sì, no, forse, perché tante implicazioni, poi noi qui magari non possiamo fare investimenti, ma certo che se non possiamo fare investimenti per 6 mesi, non li abbiamo fatti da non so quanti anni, possiamo però spiegare alla gente perché, qual è la motivazione politica per cui possiamo fare certe cose. Io credo che non avremo altro che assensi e conforto in questo senso, e allora a Varese non ci saranno solo i volontari del Comitato Acqua che vanno lì come, no, delle persone che sono... Ma ci sarà probabilmente anche qualcun altro di Saronno che va su e sostiene, cioè vuol dire, gli amministratori non possono, non si sentiranno soli, non possono sentirsi soli e non si sentiranno soli in questo senso. Basta, finito. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì. Lascio la parola a Marco per questa prima tornata. Sì, io vado proprio veloce. Allora, sulla questione della magistralità, la sentenza che citava Prosepio è la 325 del 2010. Comunque, diciamo, il segretario comune di Saronno deve fare... Deve autoridursi lo stipendio. Deve fare un corso di riflessione. Attenzione però, né l'azienda speciale né la SPA totale capitale pubblico sono soggetti a parte totalità. Cioè, voglio dire, quello non ci risolve il conflitto tra SPA e azienda speciale, perché entrambe non sono soggette a patti di stabilità. Quindi non è che uno può dire scelgo l'azienda speciale perché fuori dal patto di stabilità. Secondo me se lo fa sarebbe bene, non c'è così, ma diciamo non è quello l'elemento decisivo, perché chiunque, segretario comunale o nel passato, dirà ma anche l'SPA non è soggetta a patto di stabilità. Quindi la cosa importante è sapere che non sono soggetti a patto di stabilità, ma quello non è l'argomento decisivo. Secondo, le convenzioni rimangono in essere. Ora, le convenzioni rimangono in essere, attenzione però a due cose. Uno, il secondo quesito, che anche qui mi sembra che ogni tanto ce lo dimentichiamo, dice che sull'acqua non si possono fare profitti. Allora, perfino le SPA miste, dove il privato c'è, le convenzioni vanno fino a scadenza, se però facessero quello che hanno detto gli italiani, tolgono il profitto dalla tariffa, è il privato che andrebbe dal pubblico a dire buongiorno, vorremmo risolvere il contratto perché non ci guadagniamo più nulla. Nel caso saronnese o simil saronnese, se la convenzione è fra il comune
e la SPA al 100%, in quale fine la convenzione deve andare avanti fino al 2020? Il comune decide, essendo l'unico socio della SPA, assolutamente decide di modificarla, di scioglierla. Non è che deve qualcosa a qualcuno, perché non ci sono altri soggetti. Cioè, nel caso di presenza di privati, che il problema si pone, perché se io decido di rescindere un contratto, parliamoci chiaro, se ci fosse una legge nazionale che dice alla data tutte le convenzioni in essere decadono, per esempio la nostra legge di iniziativa popolare che ha raccolto più di 400.000 firme e che stava nel cassetto, se venisse approvata quella legge, un comune, un atto, sciolgono il contratto e il privato non dice, non può dire nulla. Perché? Perché è subentrato un elemento normativo superiore, che sono gli enti locali che hanno detto sciogliamo il contratto. Se un ente locale scioglie il contratto e nella controparte c'è un privato, è chiaro che deve pagare, diciamo, dipende cosa c'è scritto nel contratto, insomma, deve pagare quello che c'è scritto in caso di risoluzione del contratto. Peraltro, chiunque vada, qualsiasi contratto fatto in questo paese con SPA miste o con privati, scoprirà che ci sono migliaia di violazioni della convenzione in essere, semplicemente che nessuno controlla, perché se uno si mette a fare i controlli scopre tante tali inadempienze, lo dico chiaro, di tutti i contratti in essere in questo paese, al punto che può risolvere il contratto e delle volte pure chiedere i danni all'altro soggetto. Ma ovviamente dovremmo avere amministratori che hanno un'altra filosofia, che hanno in mente che il privato non è un benefattore che arriva, ma è uno che tendenzialmente tende a sottrarre per poter avere delle remunerazioni, parti di intervento pubblico, eccetera, eccetera. Allora, nelle convenzioni che un comune ha con un SPA tra l'ente pubblico, la convenzione si scioglie domani e il comune non deve nulla. Nelle convenzioni che si hanno con altri soggetti, bisogna vedere che tipo di convenzione è, ma tenete conto che la tariffa non dovrebbe più contenere i profitti, quindi saranno gli altri soggetti a dire che non è più remunerativo. Sul commissariamento di Saronno ho già parlato a Proserpio, ma veramente, cioè, qualcuno, ma Dario Galli, ma fra un anno, ma chi è? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Dario Galli è uno che ha transitato lì dentro, non sappiamo che succederà di lui, speriamo che una vita felice, ovviamente, noi che siamo qua, ma voi pensate davvero che a dicembre si fa quello che ha pensato Dario Galli e siccome Saronno nel caso dice noi vorremmo aspettare, arrivano qua con i carri armati e decidono, fanno, ma in quale film? Cioè non sta né in cielo né in terra, entro dicembre non riescono a fare nulla di quello che stanno dicendo che faranno, ma anche se tutti dicono siamo d'accordo non riescono a farlo entro dicembre, non si costituisce una società nuova da zero in 3 mesi. Non ci sono i tempi burocratici per fare una società da zero in 3 mesi, che coinvolge ovviamente 141 comuni che dovranno deliberare, eccetera, eccetera. Cioè proprio non ci sono i tempi, quindi lui si deve già autocommissariare e cominciare il processo. Attenzione però a una cosa, noi continuiamo ad accettare come fatto ineluttabile la gestione unica. La legge dice che la gestione in un ambito territoriale ottimale deve essere unitaria. Non, questo non significa unica, tanto è vero che Varese, comune di Varese, sta fuori. Allora non si capisce perché il comune di Varese ha il grande privilegio di star fuori perché c'è il suo privato. Noi invece siamo costretti a stare dentro e non si capisce perché. Se può sottrarsi uno, si possono sottrarre 2, 3, 141, eccetera, eccetera. Allora che cosa si può andare là a dire? Intanto si va a dire che se quella, il mio modesto parere ovviamente, poi dopo ognuno andrà a dire quello che è il portato della maggioranza che esprime, però io penso che in quella riunione un comune potrebbe andare a dire mi sembra che non ci sono assolutamente le condizioni né politiche né tecniche per procedere in questa direzione.
prima questione. Seconda questione, la legge prevede una gestione unitaria che non significa unica, e quindi noi possiamo anche decidere che la gestione in un pezzo del territorio è diversa da quella di un altro pezzo del territorio. L'importante è che è unitaria, cioè che faremo la conferenza dei sindaci e discuteremo le cose tutti assieme, anche se abbiamo gestioni diverse. L'atto di Brescia ha 3 subambiti, non sono legati agli ambiti, sono legati che una maggioranza Lega Nord, una maggioranza centro-sinistra, l'altra maggioranza centro-destra, perché siamo in questo paese, perché un bacino, non sono geografici, ma sono elettorali. E siccome nessuno ha detto, io non ho nessuna voglia con quell'altro, combinazione, ci sono aree geografiche a predominanza omogenee, per cui hanno fatto 3 dei subambiti, centro-destra, centro-sinistra e Lega. Punto. E non è che lì qualcuno ha detto che serviva il gestore unico. Quindi, per esempio, il comune di Saronno può andare a dire: noi siamo già in collegamento con altri 8 comuni, tra cui però la provincia di Varese, per la questione della depurazione abbiamo già un subambito, diciamo un territorio, noi comunichiamo all'alto di Varese, al presidente della provincia di Varese, che noi lavoriamo per costituire un'azienda speciale consortile nel territorio della Lura Ambiente S.p.A. e che il comune di Saronno e il comune di Carovno, in quanto membri dell'ATO, parteciperanno alla conferenza dei sindaci per rendere più unitario possibile gestioni diverse dentro un territorio. Questa cosa sta dappertutto, non è che è una rivoluzione. È l'idea del gestore unico che non si capisce, tanto perché la provincia di Varese non è un ambito territoriale ottimale dal punto di vista idrografico, no? Tant'è che Saronno dalla Svizzera a Milano, non va. Saronno non c'entra niente, per esempio, con la provincia di Varese dal punto di vista idrografico, no? Ma l'idea dell'ambito unico, che cos'è se non metto insieme tutti così domani a 2A entra senza problema? Ma dico, ma ci vuole tanto a capirlo, a farlo capire. Cioè, perché la provincia di Varese vuole mettere insieme tutti in una bella S.p.A. totale capitale pubblico che poi si fonderà con la società di Varese, dove c'è dentro A2A e a quel punto siete un S.p.A. mista con dentro il privato. Se il privato è A2A e a Milano e a Brescia c'è A2A, dopo 3 mesi siete incorporati là dentro. È così complicato capire questa cosa. Sono un estremista fanatico o è... scritta nelle cose. Allora che cosa andiamo a governare là dentro? Che cosa andiamo, quali danni andiamo a limitare? Dario Galli tra un anno non sappiamo nemmeno se fa il barbone sotto i ponti di Tokyo o se sta dall'altra parte. Ma chi è? Possiamo dirgli scusa, non sappiamo se ci sono, quanto dura la regione, detto fra noi speriamo anche poco. Le province non sappiamo cosa saranno, non sappiamo cos'è Milano capitale, insomma la città metropolitana. C'è stato un referendum, chi cazzo sei tu? Quinto, sesto, no? Possiamo pure dirglielo. Oh, perché entro dicembre dobbiamo prendere una decisione di questo genere? Noi stiamo lavorando in certa direzione, siccome non siamo Asterix, eccetera, che deve combattere contro il mondo, gestiremo unitariamente le cose, saremo in tutti i consessi, punto, arrivederci, buongiorno. Che è la rivoluzione questa cosa qua, è normale, buon senso di chi amministra un territorio. E secondo me tutti i comuni dovrebbero dire questa cosa qua. Perché quali investimenti garantirà Galli al 1° di gennaio dell'anno prossimo? Ma che stiamo scherzando? Non riuscirà a fare la società. La volta che ha fatto la società, dove sono i soldi? Cioè non è che se io metto dentro il comune di Saronno che non ha i soldi per gli investimenti, il comune di Gallarate ha i soldi per gli investimenti, li metti dentro i soldi per gli investimenti. No, ho messo insieme 2 che non hanno i soldi per gli investimenti. Quindi non è che quello risolve il problema degli investimenti, tant'è che poi mi diranno serve il privato per gli investimenti, che è un'altra bugia, ma diciamo non è che seguendo quell'ipotesi risolviamo uno dei 500 problemi che ci sono, non ne risolviamo nessuno e rendiamo più complicato il percorso successivo, che ci vuole dire arrivederci buongiorno, ci risentiamo quando ognuno di noi avrà fatto un pezzo un po' più consistente, capiremo come ci possiamo mettere insieme nel senso di avere una gestione unitaria tra soggetti differenti.
Cioè io trovo che sia di una semplicità anche da spiegare ai cittadini, per cui mi stupisco veramente, e la dico anche più chiara, non si offenda nessuno, chi continua a dire che la SPA va bene, sta consapevolmente o inconsapevolmente, se è un amministratore la colpa identica, preparando il terreno per la futura privatizzazione del servizio idrico. Perché oggi non è più accettabile che si pensi che fare la SPA tra l'intera pubblica e l'azienda speciale è la stessa cosa, perché tanto i giochi sono quelli che vi sto dicendo io. Non ci credete, perché ovviamente io dico delle cose discutibili, si possono discutere, andate a informarvi, andate a vedere altri posti, andate a vedere di che cosa discutono le grandi multi utility e poi ci rincontriamo. Vi ho detto delle bugie, non mi chiamate più a parlare, vi ho detto delle cose vere, capiamo insieme come operiamo. Ma usciamo dall'illusione che se io vado a fare la SPA per il criterio pubblico a Varese, sto discutendo della SPA per il criterio pubblico di Varese. Sto discutendo la prima tappa per consegnare tutto alla grande multi utility del Nord. Questo devo avere chiaro. Se lo faccio, lo faccio. Devo dire che è per quello, non che vado lì, tento l'argine, che non è più così, è evidente. Allora chi ci vuole andare a dire questo processo non sa da fare? Punto, punto. Anche perché non lo faranno comunque. Ma che Cavallarate è pronto a dire va bene? Sì, magari perché risolve qualche situazione debitoria. Ma Busto è d'accordo, tanto Varese non c'è. Alla fine di quattro bicchieri, uno è fuori da prescindere. Non ho capito perché Saronno deve involarsi per cosa? Per una provincia che domani sta nella città metropolitana di Milano. Cioè, veramente è una cosa da pazzi, proprio detta tranquillamente. Scusate se mi interrompo un po'. Cioè, siccome giro l'Italia mi sento ancora delle persone, non voi, che mi dicono, ma veramente il referendum sì, ha detto che la convene comunque, cioè, ma è possibile dopo un anno e mezzo con la sentenza della Corte, cioè i giochi sono chiari, si tratta di decidere da che parte si sta, ma non è che dovete diventare incazzati e fanatici come me, basta che vi posizionate dal punto di vista della consecuzione logica di quello che è successo, punto. Dopodiché calmo anche un po', no? Se un po' più persone si mettono alla consecuzione logica, a me mi sembra di essere un po' meno matto e quindi mi rilasso pure io e ci divertiamo e andiamo a fare qualcosa, cioè, dire, basta seguire le cose, però davvero non crediamo che là si stia facendo la discussioncina. Chi va là e dice io va bene quella cosa lì, deve sapere che sta costruendo la prima tappa, perché non so in quanto tempo, ma a 2A prenderà tutta l'acqua. E attenzione anche alle aggregazioni, perché io non ho mai visto un'aggregazione che somma i lavoratori così come sono. È evidente che se fate l'azienda unica varesina, nei primi tre mesi i lavoratori dell'azienda unica del Lato saranno la somma dei lavoratori. Perché fare le privatizzazioni non è che si fa il soggetto e comincia a licenziare i lavoratori. È evidente che non sarà così. Nell'arco di un anno i lavoratori non saranno gli stessi, perché se no non si capisce perché si fa l'azienda unica. L'azienda unica che per cosa si fa? Per le famose economie di scala, giusto? Cosa vuol dire l'economia di scala? Vuol dire riduzione del personale, riduzione della territorialità dei servizi. Cioè se io oggi ho un ufficio a Saronne, ce l'ho a Gallarate, ce l'ho a Busto e ce l'ho a Varese, se faccio l'azienda unica, perché devo se tengo gli stessi uffici, non si capisce dove è stata l'economia di scala. E quindi cosa sarà? Certo, forse a Saronne, Gallarate, Varese, lo sportello rimane, negli altri 137 comuni tanti saluti e rivederci nel tempo, non è che lo fanno subito, ma le economie di scala sono quella roba lì. Allora dobbiamo sapere che i processi sono quelli, no, io non capisco, cioè io per esempio a Gavi gli direi, ma scusa, tu devi fare un'azienda unica che dopo prende tutti i lavoratori da solo servizi, li mette nell'azienda di Varese, dopodiché li riporta a Saronno a lavorare, giusto? Questo dice Galli, non è che dice che toglie gli uffici. Allora che senso ha tutta quella roba lì? Perché non è così. Nel tempo si riducono i servizi. Ma andate a vedere cosa è successo in Emilia Romagna, guardate, non a Caltanissetta. Nell'Emilia Romagna, ex
borsa, eccetera. Oh, hanno fatto ERA, ERA è la multi-utility, i servizi prima avevano i servizi di Modena, Ferrara, ogni provincia, parliamo delle province, non vi racconto cosa succede nei comunelli, perché sennò sembra veramente che stiamo parlando della guerra. Parliamo delle province, ciascuno aveva il suo laboratorio per l'analisi delle acque, servizi territoriali, eccetera, eccetera. Il primo anno, perfetto, e tutti hanno detto, cos'è cambiato con ERA? Niente. Dopo 10 anni c'è un centro unico, un laboratorio unico di analisi delle acque, a Bologna, analizza le acque da Pesaro fino a Modena, adesso pure Padova e Trieste. Voi provate a immaginare se c'è un problema a Trieste che il laboratorio deve andare a Bologna e deve tornare indietro. Speriamo che sia un problema non di epidemia, no? Perché sennò a quel punto, ora che torno indietro, ci siamo giocati i friuli, no? Sono spariti quasi il 40% degli sportelli territoriali su tutto il territorio dell'Emilia Romagna. Non il primo anno, neanche il secondo, dopo 8 anni. Ma sta nelle cose, c'è scritto. Siamo noi che continuiamo a pensare che il mondo c'è Babbo Natale e la Befana. Veramente? C'è scritto nei loro documenti. ERA prende in mano Padova e Trieste e c'è scritto che li prende in mano per rafforzare il fatto che oggi il 72% dei rifiuti in quei territori sono inceneriti, che vuole portare l'85%. Ieri Padova approva la fusione col sindaco PD che dice sia chiaro, non si farà nessun inceneritore. C'è scritto nella fusione che si fa per aumentare dal 75% all'82% i rifiuti inceneriti. E il sindaco di Padova dice facciamo la fusione ma qui non ci sarà mai nessun inceneritore. Cioè, è così la situazione. Se uno va a vedere i documenti della società, c'è scritto tutto. Sono gli amministratori che o non gli arrivano i documenti o non se li vanno a leggere o non glieli raccontano, ma c'è scritto tutto. Allora, non siamo con il cappio al collo. Che ci vuole dire a Varese? Ci risentiamo l'anno prossimo, intanto noi capiamo cosa possiamo fare, capito pure voi. Rimaniamo amici perché nessuno vuole parlare di nessuno. Arrivederci, buongiorno. Date, ma... Prego. Chi ha dubbi li può dire, non mangio nessuno. Lascia il signor presidente della provincia magari in quella riunione con il cerino in mano da condividere col sindaco Farioli di Busto Arsizio, che peraltro vuole andare nella città metropolitana di Milano dal 1° gennaio del 2013, no? Io credo che già solo spiegare, rimanendo in quell'ambito poco democratico delle sole 4 grandi città della provincia, che è il terreno su cui la messa, diciamo così, l'ufficio d'ambito della provincia di Varese, sarebbe interessante proprio anche da andare a raccontare così con queste parole ai cittadini, ma non solo a Saronno, Gallarate, Busto Arsizio e Varese, anche negli altri 137 famosi comuni. Questo solo per dare l'idea della posizione del momento in cui siamo. Stavo infatti, mi
hai anticipato in questo, Marco. Invece, andando a dire la seconda cosa che mi veniva in mente, partendo proprio dalla sollecitazione di Cinzia, dell'assessore di Gallarate, il ruolo del comitato, il ruolo dei movimenti, però anche dall'altra parte il ruolo dei partiti. Sarebbe bello che, per esempio, appunto, stasera ci doveva essere anche Samarate e Malnate, non erano sicuri al 100%, però non mi sembra casuale che insieme ai comuni, e lo ricordo con piacere, di Ternate e di Lavena Ponte Tresa, che hanno detto siamo con voi su questo comitato, non siamo semplicemente nella condizione di essere qui questa sera per impegni altri di tipo amministrativo, però insomma c'è un po' di movimento che si comincia a creare. Io credo che questo sia un piccolo grande risultato che in questi mesi di insistenza, nonostante il silenzio che tutto sommato sta intorno al tema referendario, ci sia stato e si sia prodotto. Io credo che questo sia esattamente il momento in cui, visto che teoricamente l'agenda dei lavori per arrivare alla costituzione della famosa azienda ente gestore unico dovrebbe entrare nel vivo, ci può essere un'ulteriore amplificazione di questa presa di coscienza o di conoscenza da parte degli altri sindaci, da parte delle altre comunità che compongono la provincia di Varese. Allora, come comitato credo che la serata di stasera, e ce lo siamo detti più volte, quindi lo diciamo anche a voi che del comitato non fate parte, è un inizio di percorso, al punto che avevamo in mente degli sviluppi che poi, man mano che prendendo atto degli esiti anche di questa sera ne parleremo, avremo modo di comunicarvi e coinvolgervi, anzi ci piacerebbe che chi è qui stasera poi si ricoinvolga anche e non solo nelle uscite pubbliche, ma magari anche nei momenti preparatori di quello che faremo qui nei prossimi mesi in provincia di Varese. La questione è così, dell'informazione. Allora, avete visto che c'è una telecamera lì posizionata. Così come questi pezzi di carta che... faremo un'operazione di questo tipo. Quanto abbiamo scritto e messo in cartelletta è un file, sono tre file diversi e li manderemo a tutti i 141 sindaci della provincia di Varese. Un verbale di questa serata, diciamo epurato di quanto penalmente perseguibile, sia stato pronunciato dal qui presente dottor Marco Bersani, lo manderemo ai 141 sindaci e sicuramente troveremo una modalità di convocazione, magari in località più baricentrica, chiamiamola così, rispetto alla geografia un po' bislacca di questa provincia, per rivederci e riprendere il percorso, però provando ad immaginare che è un qualche cosa che non ricomincia da capo per l'ultima volta, e lo scopo di rendere il più pubblico e condiviso possibile il contenuto di questa sera, sia quanto è in cartella, sia quanto è stato detto, parte proprio dal fatto che si mette nelle condizioni chi, e Marco l'ha specificato bene, ha voglia di tentare di capire come perseguire una determinata scelta piuttosto che non un'altra, si possa mettere nelle condizioni di farlo. Questo è il percorso macro. Dal punto di vista degli ostacoli da mettere in questo percorso qui, che mi sembra con stasera, cioè parlo di quello prefigurato alla provincia di Varese, mostri davvero tutta una serie di carenze molto importanti da un punto di vista politico, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista della tempistica con cui lo si vorrebbe costringere a far fare da parte delle municipalità di questa provincia. Io credo che già quel famoso 4 ottobre sarebbe importante, insomma, l'esito della riunione non fosse quello di un traccheggiare e prendere tempo, ma come è stato detto, di cominciare a mettere molto seriamente in discussione quella che è la proposta relativa ai quattro comuni. Io penso che davvero, anche se dei quattro comuni viene rimane soltanto uno a fare compagnia a Galli, potrebbe essere un segnale estremamente interessante da riportare al resto della provincia. Credo che ci sarebbero 137 altri comuni che si sentirebbero un pochettino più paritari rispetto a questi quattro nella possibilità di scegliere. Credo che tutti i 141 o 142 che siano si sentirebbero sostanzialmente con un po' di tempo a disposizione per mettersi
nelle condizioni minime di conoscenza e di dibattito politico per, perché no, tentare una via diversa. Questo è quello che noi penso andremo a cercare di costruire in questo periodo, e visto che credo che al di là della foga di Marco anche l'orario fa la sua parte e quindi gli interventi sono sufficienti per andare a chiudere, vi saluto e vi ringrazio non prima di aver fatto concludere Marco, che mi chiede una conclusione. Vi chiedo soltanto se tutti, almeno gli extra saronnesi, perché bene o male i saronnesi li conosciamo tutti, avete compilato il foglio presente, perché ci interessa davvero partire con un piccolo blocco di persone, di sindaci, di amministratori, per far diventare questa cosa, se possibile, se lo si vorrà, qualche cosa di un po' più grande. Lascio ancora la parola a Marco, c'è ancora qualche, almeno uno o due cartelline che chi non le avesse prese può ritirare. La parola a Marco per concludere. No, volevo solo anche dare solo un'ultima suggestione, diciamo. No, non vi preoccupate, le cartelline arrivano. Tanto Marco conclude. No, volevo solo dare anche un'ultima suggestione sulla questione degli investimenti, perché anche qui siamo abituati a ragionare in maniera statica, e cioè i comuni non hanno i soldi, quindi ci vogliono i privati. A parte che la storia dimostra che poi i privati i soldi non li mettono, ma al di là di quello, la butto lì perché sarebbe troppo lungo e apriamo tutto un altro percorso. Però, per esempio, il Comitato per l'Acqua di Vicenza, con i comuni di Vicenza e con la Banca Etica, stanno studiando, è solo un embrione, l'ipotesi di i comuni chiedono ai cittadini un prestito remunerato all'1%, esattamente per fare gli investimenti sull'acquedotto del territorio. Stanno studiando come fare questa cosa qua. Allora, che segnale arriva se questa cosa va in porto? Che non è vero che c'è, che il privato per forza è necessario, perché si può anche reimmaginare una finanza pubblica in cui i comuni si fanno garanti. Secondo me i cittadini, se hanno, se possono mettere i loro soldi avendo una garanzia, diciamo minima, ma siccome i cittadini non sono politici come finanzieri che hanno bisogno di guadagnare chissà quanto, hanno una remunerazione fissa, adeguata, ma soprattutto possono controllare, perché quei soldi vanno direttamente sul loro territorio, possono controllare il fatto che quei soldi servono esattamente allo scopo per cui sono stati fatti. Cioè bisogna anche che cominciamo a reinventarci strumenti di finanza territoriale partecipativa in cui si coinvolgono i cittadini, perché anche tutta questa dipendenza dai privati, che poi davvero i privati storicamente ne fanno molti meno di quelli che dicono, però bisogna anche cominciare a ragionare che un nuovo modello di pubblico si ricostruisce anche con, giocando anche possibilità nuove, insomma, che si possono praticare, perché c'è tutto un terreno che noi abbiamo da anni lasciato perdere, perché si pensa che i soldi devono arrivare solo da altre parti, non bisogna assoggettarsi. Invece si stanno provando delle cose. Nel Monferrato c'è un acquedotto autogestito agli abitanti dal 1934. È inattivo, funziona, ha le manutenzioni, sono tanti piccoli comuni, quindi non è che possiamo, diciamo, automaticamente dire che tutto il mondo si fa così. Però lì c'è da 70 anni un acquedotto autogestito agli abitanti. 101 comuni sono, 101 comuni piccolissimi, però autogestiscono un acquedotto da 30 anni e non mi risulta che le tariffe siano elevate, che le manutenzioni non si facciano e che ci siano dei problemi. Cioè vuol dire che se proviamo a sperimentare troviamo anche delle strade. Lo invito agli amministratori ma anche ai comitati a ragionare in questa direzione. Concludo con i prossimi 2-3 appuntamenti sicuri, perché ci sono già e stanno scritti. Il 3 di ottobre, che è un mercoledì sera, ci troviamo come comitato provinciale alla sede di Legambiente di Busto Arsizio, in via Cardinal Simone
18, dico giusto, dico giusto, e a partire dalle ore 21:15, proprio per fare la nostra consueta riunione mensile del Comitato Provinciale per l'Acqua Bene Comune di Varese, e quindi, come dire, invitiamo chiunque volesse, anche tra gli amministratori, lo faremo anche con gli assenti di questa sera, a presenziare per stabilire le nostre prossime mosse, tra cui non credo sia difficile prevedere comunque una nostra presenza, anche perché ormai diciamo che è quasi rituale, alle assemblee dei Fantastici Quattro, li possiamo chiamare così citando il noto fumetto, che ci sarà il 5 di ottobre a Varese. E poi mi viene da concludere con un tema solo apparentemente slegato a questi, a quello di cui abbiamo parlato stasera. Il 13 ottobre c'è una manifestazione che è addirittura di carattere nazionale, ma avrà luogo in un comune della provincia di Varese, anzi due, il 2 Benegono, che sono interessati dalla presenza di Alenia Ermacchi, ed è una manifestazione contro le produzioni di morte e per la riconversione dell'industria bellica. Siccome in particolare si parla di una fornitura verso lo Stato di Israele, che insomma sappiamo cosa fa tra l'altro anche sul fronte dell'acqua nell'occupazione dei territori palestinesi, io credo che poi alla fine questi argomenti non siano così scevri da quello di cui anche stasera stiamo parlando, ed è un motivo in più per cui non è in cartelletta, ma vi invito a ritirare e a diffondere il volantino per quell'iniziativa di sabato 13 ottobre in quel di Benegono. Grazie a tutti, buona serata.